Buonasera a tutti, è molto bello vedere la sala piena, devo dire. Però è una condizione che effettivamente tutti questi incontri abbiamo comunque avuto, le sale piene, e questo ci fa molto piacere. Stasera siamo in due, sono io come vice sindaco assessore a varie cose, l'assessore Marani, anche lui con una sfilza di deleghe che adesso vi elencherà. E volevo così molto velocemente introdurvi un attimo alla serata, di cui probabilmente avrete già sentito parlare un pochettino. Noi abbiamo pensato di riproporre questi incontri in quelle che erano le sedi delle circoscrizioni, quindi dopo l'abolizione di questi organi sul territorio, vorremmo comunque e continuare ad avere un contatto con la cittadinanza, un contatto diretto, oltre a quello che facciamo già sul nostro sito e con tutti i vari canali YouTube e quant'altro che abbiamo cercato di istituire. Il contatto diretto ci permette poi di raccogliere da voi molte più istanze, molte più suggerimenti relativi a quello che noi stiamo facendo, quello che voi vorreste che noi facessimo. E comunque insomma è un modo per rimanere comunque sul territorio ed avere chiamiamolo un presidio sul territorio, quindi volere comunque avere un dialogo diretto con le persone. Noi iniziamo dicendo molto molto brevemente tutto quello che abbiamo fatto come giunta dalla nostra elezione in poi, che sono tante cose. Abbiamo incominciato con una delle promesse che erano state fatte in campagna elettorale, cioè di mettere in diretta tutti i consigli, i nostri consigli, però questo avviene attraverso un canale streaming, quindi una diretta praticamente attraverso il computer. Per chi non ha il computer o non ha la possibilità, può comunque rivederli magari attraverso la parte che viene pubblicata scritta, oppure attraverso i giornali. Insomma, ci sono tanti modi in cui noi ci possiamo mettere in contatto con voi. Questa però è una delle cose che avevamo promesso in campagna elettorale, l'abbiamo mantenuta immediatamente per avere sempre comunque il contatto con le persone. Altra cosa sono questi incontri di quartiere, altra cosa sono determinati tagli che noi abbiamo fatto per quanto riguarda le spese all'interno del nostro comune. Ci sono stati tagli delle auto blu, ci sono stati alcuni tagli per quanto riguarda la gestione del Teatro Reggio. Comunque sono tutte cose che voi, io adesso dico velocemente, ma la trovate in quel foglietto che vi è stato consegnato, li potete leggere con più attenzione anche successivamente. Abbiamo fatto gli interventi per quanto riguarda l'ambiente, partecipato a varie chiamiamoli progetti, che sono quello per le smart cities a cui il Comune di Parma aveva già aderito precedentemente ma che è stato potenziato ultimamente, il progetto per quanto riguarda la raccolta differenziata porta a porta, che è iniziata precedentemente soltanto nel quartiere Cittadella, adesso è stata estesa anche al centro e pian piano verrà estesa a tutta la città. Questo per quanto riguarda l'ambiente. Abbiamo cercato di dare, oltre alla riduzione degli sprechi per i quali vi ho detto prima, le auto blu e la riduzione su quello che erano le spese all'interno del Teatro Reggio, abbiamo noi personalmente cercato di dare un buon esempio tagliando il 10% del nostro stipendio. Questo su quelle che sono le tre, il sindaco, il vice sindaco, io e il presidente del consiglio, che è anche egli uno degli esponenti del Movimento 5 Stelle.
Diciamo che insomma di cambi ne abbiamo cercati di fare tanti, oltre a tutto quello che è il lavoro praticamente quotidiano che viene fatto all'interno del comune, in cui stiamo pian pianino cercando di dare la nostra impronta allo sviluppo e al lavoro della macchina comunale. Adesso io sicuramente me ne sarò dimenticata, comunque come ho già detto, qui li potete ritrovare tutti i nostri passi durante il periodo che va da maggio a oggi. L'assessore Marani adesso in particolare vi parlerà di quelle che sono le sue specifiche competenze, quello che è stato fatto all'interno del suo assessorato. Io posso dire che per quanto invece riguarda la scuola, il mio assessorato, ho cercato di raccogliere un pochino le istanze che in questi mesi mi sono arrivate dall'utenza. Io sono stata eletta a giugno, quindi a giugno diciamo che i giochi per le scuole erano più o meno già fatti. Non ho potuto fare un granché se non verificare quello che era già stato fatto precedentemente, ciò significa che tutte le iscrizioni e quant'altro erano già state fatte. Mi sono arrivate però tante lamentele, per esempio per quanto riguarda il regolamento per accedere ai servizi della scuola della prima infanzia. Quindi un primo passo che è stato fatto e che verrà formalizzato entro la fine di questo mese è un aggiustamento del regolamento esistente, quindi seguendo quelle che sono state le indicazioni date dagli utenti abbiamo cercato di cambiare alcune cose per migliorare un po' la situazione proprio in base a questo. Al di là di questo ho cercato di uniformare, di rilanciare quello che è chiamato patto della scuola, cioè un patto praticamente fra tutte le istituzioni che sono presenti a livello cittadino per cercare di uniformare un attimo l'offerta formativa all'interno delle scuole. Per quanto riguarda il comune, al momento è responsabile o comunque ha la sua tra virgolette piccola ingerenza su quelle che sono le elementari e le medie, quindi soltanto le scuole del primo ciclo, possiamo dare un minimo di indirizzo su quello. E sempre in concertazione con i vari dirigenti scolastici, che poi sono praticamente quelli che all'interno della scuola regolano tutto l'andamento della scuola stessa o dell'istituto comprensivo di cui fanno parte, però si è cercato di dare un minimo di uniformità, quindi facendo degli incontri regolari con tutti i dirigenti scolastici, cercando di capire, di andare più che altro alla fonte del problema, cioè più che proporre delle cose o dei progetti direttamente alle scuole che possono essere formalizzati da enti che comunque hanno un qualche interesse a portarli all'interno delle scuole, ho cercato comunque di vedere quali erano i bisogni delle scuole e partendo da quelli andare a cercare eventuali finanziamenti per poterli sviluppare laddove c'è una mancanza di finanziamento da parte dello Stato, perché sapete bene che in questi anni i fondi sono stati tagliati moltissimo per quanto riguarda la scuola e vanno sempre decrescendo, quindi stiamo cercando di trovare altri finanziamenti e altri sostegni. Io mi fermerei qui a questo punto, do la parola all'assessore Marani e poi noi abbiamo già sperimentato negli altri incontri che per poter dare la possibilità a tutti di parlare ci dividiamo in vari gruppi e all'interno di questi gruppi poi ciascuno esprimerà le proprie opinioni, considerazioni riguardo al quartiere e alle problematiche che ci sono nel vostro quartiere. Successivamente vi verrà dato a ciascun gruppo questo che è uno schema dove sono riproposti tutti i vari temi che potrebbero essere importanti e interessanti per voi e poi su quelli voi ci segnalerete le varie cose. Comunque per questo dopo parliamo anche con la dottoressa Laura Castaldini che si trova qui alla mia destra. Passo la parola all'assessore Marani. Grazie.
Buonasera a tutti, vi chiedo scusa se siamo un po' stanchi e allora ogni tanto ci impappiniamo. Mi chiamo Giovanni Marani, sono assessore allo sport, alle politiche giovanili, all'innovazione tecnologica e ai servizi demografici. Non mi alzo perché mi fa male la schiena, vi chiedo scusa, sto seduto. Quindi in questi mesi diciamo che le attività svolte all'interno di ciascun settore sono state diverse e di fatto abbastanza anche eterogenee, proprio perché i servizi sono così, se vogliamo, differenti tra di loro. Per cui insomma mi piaceva un po' farvi una piccola e breve carrellata sulle attività svolte, partendo diciamo dal settore che mi ha visto più impegnato fino dai primi giorni, che è il settore dello sport. Il settore dello sport è un'esperienza veramente entusiasmante ma complessa. Questo perché un anno commissariale in cui le società sportive o comunque gli attori che all'interno dello sport si muovono hanno avuto difficoltà perché non hanno trovato all'interno del comune un referente che potesse rispondere puntualmente a certi tipi di esigenze. In realtà l'esperienza in quel periodo era più che altro un'esperienza di gestione finanziaria del comune e da lì sono nate più che altro una successione di tagli o di attività di tipo economico che in alcuni casi sono andate a penalizzare le società sportive che si sono ritrovate senza un referente diretto, potendo quindi subire senza poter esprimere le proprie problematiche o le proprie istanze. Quindi diciamo che la primissima fase è stata quella intensa di incontri con tutte le varie realtà per poter un po' ricostruire questo legame che deve essere sicuramente forte e costruttivo e soprattutto farmi raccontare per filo e per segno anche l'esperienza che ciascuna società, ente di promozione comunque stava portando avanti e vivendo sul territorio. Questo mi ha dato l'opportunità di verificare una serie di situazioni abbastanza complicate, tra cui l'inserimento dal 2011 di questa società partecipata che si chiama Parma Infrastrutture, che al momento regola il rapporto con le società sportive erogando i contributi, cioè il sostegno che il comune dà a chi pratica attività rivolta al sociale, in questo caso le società sportive che fanno giocare i ragazzi, e incassa gli affitti e le quote derivanti dall'utilizzo degli spazi. Per esempio la società sportiva che va sul campo da calcio tra dei tali paga a tot euro per giocare lì e quindi questi soldi vengono incassati da Parma Infrastrutture. La situazione è tale per cui Parma Infrastrutture è molto indietro nei pagamenti e quindi questo porta a situazioni economiche difficili da sostenere per le società sportive che di fatto si trovano chiamate a pagare puntualmente l'affitto e gli spazi ma non ricevono da molto tempo la parte contributiva. È quindi iniziata un'operazione puntuale di verifica delle situazioni economiche, debitorie e creditorie per poter cercare di sostenere tutte le attività dando la possibilità o con azioni che vanno in compensazione o con azioni che vanno a sostegno piuttosto che dilazioni di pagamento. Insomma, caso per caso si è cercati di intervenire in modo diretto per dare una boccata d'ossigeno a tutte quelle società, a tutti quegli enti che comunque permettono a Parma di avere un tessuto sportivo così vivace. L'altra parte è stata quella di verifica della situazione degli impianti sportivi, che è un altro tasto dolente. Purtroppo la situazione di manutenzione degli impianti sportivi è abbastanza problematica. Di fatto si sono fatti molti investimenti, anche a volte probabilmente sulla presunzione di poter avere delle disponibilità economiche. Io non mi dilungo e non voglio mai parlare del lavoro fatto dagli altri, semplicemente valuto la situazione. Il fatto che queste risorse poi in effetti non ci fossero hanno portato alla situazione un po' strana per cui sono magari stati presentati progetti di molte nuove strutture che poi hanno quindi distratto i fondi in eventuali nuove realizzazioni e si è lasciato un po' perdere tutto l'aspetto manutentivo. Anche qui cosa si sta cercando di fare? Negli impianti che sono andati in gestione, la Comune di Parma non gestisce direttamente gli impianti sportivi, ne gestisce solo una piccola parte. Molti sono andati in gestione le società sportive stesse, che di fatto hanno a disposizione, come dire, un loro campo, una loro palestra, un loro spazio, lo gestiscono in modo da poter dare ampio sfogo e sviluppo alla propria società e una piccola parte la danno alla comunità.
Quindi siamo potuti intervenire direttamente sui gestori cercando di metterli in contatto tra di loro, quindi andando a fare volume, a creare economie di scala in quelle che possono essere le esigenze più frequenti. Parliamo per esempio acquisto di un impianto di illuminazione, e siete voi che mi insegnate che se devo comprare una lampadina il costo è maggiore rispetto a che comprarne 200. Questi sono proprio aspetti banali, oppure i campi da calcio, come i campi da rugby, come quasi tutti gli sport che si svolgono sul tappeto erboso, hanno bisogno della vernice per essere segnati. Anche in quel caso sono costi che non sono bassi, perché si parla di migliaia di euro alla fine sul bilancio annuale. Potendo ragionare in un'ottica più di collaborazione, innanzitutto sono nate delle esperienze assolutamente interessanti e inaspettate, perché poi a volte basta anche solo conoscersi e nascono nuove idee e nascono nuove prospettive. In più si è riusciti a dare anche una risposta anche immediata in quelle che sono le esigenze proprio di attività spiccia. Come per esempio una cosa che a me ha lasciato sempre molto un po' così stupefatto è stato il fatto che, pur avendo le società sportive, gestori di impianti, i contatori intestati, di fatto nessuno si è mai preoccupato di andare sul mercato a scegliere il fornitore che facesse la bolletta più bassa, per esempio. Quindi in questo senso il comune comunque il settore dello sport si è reso protagonista nel cercare di dare tutta una serie di alternative che potessero, se non da una parte, andare a risolvere direttamente il problema economico, almeno quantomeno suggerire soluzioni per alleggerire i costi. L'attività svolta sul settore invece dei giovani per me è stata una gran bella sorpresa, perché mi sono ritrovato a fare i conti con i nostri centri giovani, ce ne sono 6 a Parma, 7 considerato l'Informa Giovani, che secondo me sono stati veramente un'ottima, chiamiamole, invenzione. La differenza, cioè il cambio di rotta che si è voluto dare, è stato quello di cercare di evitare il più possibile che fosse il comune a determinare quali fossero le attività e le peculiarità, o comunque la caratteristica presente all'interno di ciascun centro. Questo perché? Perché alla fine all'interno dei centri giovani operano professionisti estremamente qualificati, cioè persone veramente in gamba, e che da un certo punto di vista lamentavano e ci hanno fatto presente il fatto che non gli era data la possibilità di esprimersi al massimo delle loro potenzialità, anche per quello che potessero essere lo sviluppo che loro stessi intendevano dare alle cooperative in questo caso. Quindi poter confrontarsi anche con bandi per finanziamenti piuttosto che con progetti di ampio respiro, progetti europei, era un'opportunità che loro finora non avevano ancora esplorato. In questi pochi mesi all'interno dei centri giovani sono accadute tante cose, semplicemente dando la possibilità appunto a queste cooperative di muoversi più liberamente. Sono nate attività collaterali, per esempio il centro Montanara che voi avete qui vicino, all'interno hanno sviluppato una scuola di danza che di fatto se all'inizio è stata una piccola spesa per i ragazzi che hanno voluto cimentarsi, spesa assolutamente fuori mercato, quindi si parla veramente di piccoli contributi, dall'altra adesso vengono richiesti nella città in diverse situazioni per fornire una prestazione. Quindi questo è un piccolo esempio per spiegare come anche all'interno di questi centri giovani, se viene lasciata la possibilità di una piccola svolta creativa, si creano effettivamente anche quelle piccole occasioni di lavoro che secondo me sono proprio l'anima del centro giovani per come deve essere concepito. Essere semplicemente un momento di prevenzione del disagio secondo me non è sufficiente, anche perché se no diventa il punto di raccolta di situazioni problematiche dove ognuno alla fine c'ha la maglietta stampata dove dice disagio. Invece il fatto di essere un centro di raccolta dei giovani, dove non è più importante chi sei e cosa fai, ma semplicemente sei importante tu e vieni preso per quello che sei e ti viene data la possibilità di esprimerti, ecco che viene fatto il salto di qualità. E sempre al centro giovani Montanara, per esempio, un ragazzo che era entrato all'interno del centro come giovane per attività eccetera eccetera si è specializzato sulla produzione musicale e adesso è diventato un professionista competente che sa come si mixa un pezzo audio, che sa come si produce un CD e che è a disposizione per fare servizi di service, si chiama così, quando c'è una qualche attività, un qualche palco, lui arriva lì con tutte le sue strumentazioni ed è in grado di fornire un servizio in questo senso.
sono piccole, sono piccoli lampi di cose, però secondo me sono più esplicativi del tutto rispetto a che fare dei grandi discorsi filosofici. Anche in questi casi è stato importante mettere in relazione il centro con il territorio. È una cosa che di fatto è sempre stata presente, è sempre stata fatta anche diligentemente, però siamo freschi di un incontro con i vari attori della parte più a sud del quartiere Montanara, e il fatto che per esempio il rugby sia venuto a conoscenza del gruppo scuola, ecco che allora è venuta l'idea quest'estate di fare l'attività sportiva e l'attività educativa sempre all'interno del contesto dei campi da rugby. Hanno lo spazio, possono fare attività sportiva per i ragazzi al mattino e poi fermarsi lì per fare i compiti seguiti da un educatore e fare attività di altro tipo. Quindi la messa in relazione delle varie eccellenze di ogni quartiere è secondo me il punto fondamentale. Parlarsi a volte è già di per sé la risposta a un problema. Affrontare le cose invece a compartimenti stagni purtroppo a volte non ti dà tutta questa visione di insieme. Sulla parte che riguarda l'aspetto innovazioni tecnologiche, poi queste sono solo alcune, perché poi sennò dove sto qua, dopo vi annoierei veramente tanto. Già sono sforato, ma il fatto che siamo in pochi, vedi, aiuta, che così posso parlare un po' di più. Sulla parte innovazione tecnologica, allora, forse avrete avuto modo di vedere sul giornale in questi giorni, Parma è al secondo posto nazionale per quanto riguarda le città cosiddette intelligenti. Questo ovvio non è merito di questa amministrazione, no? È ovvio. Vuol dire che comunque su certi tipi di investimenti tanto è stato fatto. Dov'è, secondo me, il punto dove si poteva fare qualcosa di più? Che le cose non si sanno. Per esempio, Parma come città ha una copertura per quanto riguarda la rete wifi gratuita talmente capillare da metterci al primo posto nelle città europee. Per esempio, in piazza a Corcagnano c'è il wifi libero gratuito, in piazza a Pannocchia c'è il wifi libero gratuito. Pochi lo sanno. Il progetto era stato iniziato come possibilità per i turisti di avere la connessione durante la loro visita e poter così avere informazioni immediatamente sui propri dispositivi che riguardassero più che altro l'aspetto turistico. Quello che secondo me invece a me interessa è soprattutto potenziare il fatto che, come ho visto sotto i portici del Grano, come vedo in Piazza Duomo, i ragazzi si possono mettere lì gratuitamente e rispondere alle mail o fare tutta una serie di attività che per loro comunque è naturale, e lo fanno gratuitamente utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal comune. Sembra una cosa da poco, in realtà è una cosa che neanche a New York, cioè a New York di fatto gli hotel ti fanno pagare, lo Starbucks e basta, te lo dà gratis, però sono solo piccole, sono solo attività commerciali che danno questo valore come un solo a più. Altra cosa che pochi sanno è che Parma dispone di circa 100 km di fibra ottica posata di proprietà, cioè noi abbiamo a disposizione un'infrastruttura di altissima qualità che però in questo momento viene utilizzata per gestire le videocamere di sorveglianza senza che però queste abbiano un posto in cui vengono viste. Quindi noi abbiamo le videocamere attaccate alla fibra ottica e nessuno che le controlla, e di fatto paghiamo invece BTNIA per fornire tutti i discorsi che riguardano la connettività. Allora, cosa stiamo cercando di fare? Siccome l'anno sta finendo e siccome la fornitura della parte tecnologica che riguarda BTNIA, quindi comunicazione, telefonia, connettività, sta scadendo, i tempi sono molto brevi e quindi probabilmente ci orienteremo verso una deroga del contratto in essere. Però nel bando che proporremo per il nuovo fornitore ci sarà la richiesta di, innanzitutto, completare l'anello della fibra ottica posata di proprietà, così Parma è proprietaria della propria infrastruttura. Dopodiché andremo a vedere chi ci offre i servizi migliori e in questo modo saremo anche più competitivi sul mercato, altrimenti ci potremo chiedere condizioni migliori sul mercato, cosa che in questo momento abbiamo fatica a fare perché siamo vincolati all'infrastruttura di qualcun altro. Stiamo anche, come ha detto la Nicoletta, facendo molte attività che riguardano l'aspetto del sito web e dei servizi che questo può fornire.
Il tema della democrazia partecipata è un tema veramente stimolante e che secondo me non deve spaventarci per il fatto che c'è una presunta pretesa di una conoscenza del mezzo tecnologico. A Parma gli strumenti per poter essere sempre a disposizione e in contatto con il comune ci sono. I totem presenti all'interno della città, per esempio, sono uno strumento che finora è stato ampiamente sottovalutato. Questi totem interattivi attualmente sono a disposizione dei commercianti, che però non ne riescono a trarre l'uso migliore proprio perché o perché impegnati in altre attività, come io posso ben capire, tutto il giorno sei impegnato nel negozio a seguire i tuoi clienti, non hai il tempo di aggiornare la tua paginetta, le tue offerte sul portalino che qui sul totem si vede i tuoi sconti. Però per esempio se noi, come stiamo facendo adesso con il sondaggio che riguarda i blocchi del traffico, potessimo dare la possibilità semplicemente a chi ci si trova davanti di mettere la propria carta d'identità, la carta d'identità elettronica in questo momento ha una diffusione pari a 100.000 abitanti, che su 180.000 è una bella cifra. Quindi io con la mia carta d'identità inserisco, il sistema mi dice: ciao Giovanni Marani, vuoi votare il sondaggio? Sì. Vuoi la zona a traffico limitato più allargata o più ristretta? E voti e tu già stai partecipando. Sono cose che sembrano fantascienza, però in definitiva sono veramente a un passo e secondo me le cose che possiamo fare potendo sfruttare tecnologie che esistono già, che cos'è? È metterle più a sistema, al servizio dei cittadini, sfruttando il fatto che comunque la gente in comune che deve lavorare sugli aspetti dell'innovazione tecnologica c'è già, quindi non stiamo chiedendo un costo in più o una spesa in più a nessuno, semplicemente usiamo le competenze che ci sono e sono tante al servizio di una diversa visione messa a sistema della tecnologia che altrettanto è già a disposizione. Chiudo col discorso che riguarda i servizi demografici, scusate se sono un po' lungo, la parte che comprende i servizi demografici è una parte abbastanza complessa, che è una delega che mi è stata data da poco, tra l'altro, quindi devo proprio attentarmi. Di fatto si parla tutto quello che sono gli sportelli al cittadino, le zone, i centri delocalizzati, per cui per esempio Corcagnano piuttosto che il Pablo o il Montanara appunto, più tutti i servizi al cittadino dello sportello del DUC, più tutti i servizi anagrafici che riguardano quindi la persona dal momento in cui nasce al momento in cui se ne va e tutta la parte che riguarda le schede elettorali e le elezioni eccetera eccetera. In questo momento stiamo affrontando più che altro il tema della delocalizzazione dei servizi. Da un'indagine che abbiamo fatto, che abbiamo avuto un feedback abbastanza esemplificativo. In questo momento quello che una volta erano pensati come servizi delocalizzati al cittadino, quindi io do la possibilità all'abitante di Corcagnano di andare a rifarsi la carta d'identità a 100 metri da casa sua, che per me è una cosa bellissima, però abbiamo visto essere molto 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 poco utilizzata. Di fatto lo sportello viene molto più fruito da persone che hanno necessità che riguardano più che altro la sfera del welfare, quindi l'esigenza di conoscere per le agevolazioni, conoscere per i posti negli asili, tutte queste informazioni che noi di fatto là già diamo. Però allora forse varrebbe la pena inventarsi proprio quei presidi per dargli effettivamente la connotazione per cui vengono maggiormente utilizzati. Anche perché non essendo una città grande come Londra, essendo una città come Parma, in 5 minuti sei al DUC e se devi rifare la carta d'identità la rifai una volta ogni 10 anni, in effetti puoi anche andare lì. Sì. Direi che la panoramica è stata abbondante, quindi chiedo scusa se vi ho bombardato di chiacchiere. Grazie. Allora, prima di iniziare volevo una piccola cosa, qui avete visto ci sono un po' di volantini che vi verranno adesso distribuiti, riguardano una delle attività che abbiamo lanciato in questi giorni e che è sull'aria, sull'ambiente. All'interno ci sono un po' di consigli per come fare il nostro meglio per migliorare la qualità dell'aria e c'è anche un sondaggio che se voi
Partecipate al sondaggio, potete appunto dire la vostra anche su quello che desiderereste o come la vedete sulla migliorare la qualità dell'aria. Adesso vi viene distribuito, intanto che magari fate il lavoro di gruppo, passo la parola alla dottoressa Castaldini che vi dirà esattamente, vi darà qualche indicazione pratica su come gestire i gruppi. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, sono Castaldini Laura. Sono state dette tante cose su di me, che psicoanalizzo i cittadini, che presento metodi strani. Vi assicuro che non è niente di tutto questo. E il metodo che vengo stasera a proporvi è un metodo molto semplice, non abbiamo inventato niente di nuovo e la parola chiave di questo metodo è partecipazione. Che cosa vuol dire partecipazione? Partecipazione vuol dire prendere parte a una cosa che sto facendo. Ognuno di noi ha un ruolo, no? Nella nostra vita, marito, moglie, fratello, sorella, amico, amica. In questo momento il ruolo che abbiamo è un ruolo sociale, cioè grazie anche a una nostra piccola, semplice idea noi riusciamo a partecipare al cambiamento della nostra città, che è una bellissima opportunità questa. In realtà il parlare nei nostri quartieri è una cosa che facciamo sempre da tutte le parti, no? Ci capita di parlare nei bar, ci capita di parlare nei palazzi, nei quartieri, e in realtà stasera lo possiamo fare pubblicamente. Perché è un lavoro di gruppo? Perché attraverso il lavoro di gruppo si ha la possibilità di condividere delle tematiche, cioè proprio di risolvere dei problemi che a noi stanno a cuore. Qual è il titolo della serata? Vediamo se avete studiato. Il titolo della serata è Il quartiere che vorrei. Quindi, a seconda delle nostre idee, possiamo fare attraverso il lavoro di gruppo, possiamo individuare quali sono i problemi nella mia via dove abito, posso mettere le criticità dell'amministrazione comunale, posso fare delle proposte o posso solo ascoltare. Ognuno è libero di fare quello che vuole, quello che noi proponiamo è solo un modo di partecipare insieme. Come fare? Ci dividiamo in gruppi da 10 massimo. Allora, purtroppo la sala è quella che è. A Parma si dice piuttosto che niente, è meglio piuttosto. E quindi dobbiamo cercare di stringerci, parlare il più piano possibile in modo di non disturbare gli altri gruppi. Che cosa facciamo nei gruppi? Abbiamo mezz'ora di tempo, quindi io adesso ci metto ancora 5 minuti, facciamo fino alle 9.45, massimo 9.50. Ognuno nel proprio gruppo affronterà delle tematiche che noi abbiamo, verrà consegnato in ogni gruppo uno di questi fogli dove sono scritti i vari temi dei vari assessorati, quindi scuola, sociale, sport, urbanistica, viabilità. Non dobbiamo farci prendere dall'ansia di scrivere tutto stasera e di cambiare la nostra città tutta stasera. Ognuno scrive quello che ritiene giusto e soprattutto ogni gruppo, magari io non ho figli, non so niente della scuola e quindi non affronto l'argomento a scuola, però ho un problema nella mia via di buche o di altre situazioni e allora magari punto di più sull'argomento dell'urbanistica. Non dobbiamo scrivere tutto di tutto. Noi vi diamo delle proposte, poi ogni gruppo lavorerà su argomenti o su più argomenti o anche su un solo argomento. Finita la mezz'ora, 40 minuti di lavoro, facciamo la seconda parte della serata, che è quella più bella, no? Quella più partecipata, quella dove ogni gruppo attraverso un portavoce, che può essere un portavoce o anche un portavoce ad argomento. So, ad esempio, ogni gruppo affronta l'argomento del sociale, può fare il portavoce, non so, una mamma che è più interessata all'argomento sociale, l'argomento urbanistica lo può, il portavoce può essere una persona che è più interessata su questo argomento. Lo decide il gruppo. Quando verrà fatta l'esposizione,
la facciamo per argomenti, quindi noi diciamo, non so, sociale, e ogni portavoce del gruppo esporrà le proprie idee e le esporrà direttamente all'amministrazione. E... le scriviamo. Perché le scriviamo? Non perché tutto il lavoro di stasera è ridotto alle cose che scriviamo su un cartellone, no. Tutto il lavoro di stasera c'è un gruppo tecnico che sta già da 6 incontri, questo è il sesto, questo è il sesto incontro, sta scrivendo tutte le idee che sono che verranno scritte su questo foglio importantissimo. E quando verremo a fare il giro di ritorno di tutti i quartieri, tutte le vostre idee saranno tutte segnate su un foglio e l'amministrazione comunale vi porterà tutte le varie o le proposte più importanti in base alle domande che voi avete fatto. È tutto chiaro? Non mica tanto. Qual è allora la sua perplessità? Io preferisco di più il contatto dialettico. Ah, perfetto. Allora no. Potrà essere il portavoce lei. Io dico la mia opinione. Potrà essere il portavoce. Perché in questa sala mi conoscono in parecchi che sono anche presenti. E io sono portavoce solo io del mio partito. Ok, va bene. Allora faccio da portavoce a voce e non scrivo mai niente. Va bene, ok, ci dividiamo per gruppi. Grazie. Allora, vi facciamo aiutare. Allora, seduti dove siete, non fa niente. No, sapete, ci chiedo una cosa. Noi siamo nel nostro quartiere, non so se siete in patio, penso che tu abiti nella parte, ti do dell'acqua. Non ho mai sentito. No, io volevo dire solo una cosa. Noi nel nostro quartiere, per chi ci conosce, siamo, non voglio essere presuntuoso, ma siamo un po' diversi dagli altri quartieri. Noi abbiamo tante associazioni, non fra l'altro siamo una comunità in questo quartiere. Quindi nel progetto comunità che noi abbiamo, siamo soliti a esporre i nostri problemi diretti. Ecco perché la signora chiedeva un incontro diretto, perché siamo abituati a fare così. Quindi le problematiche possono essere, non so, la salute, che può essere il disabile, che può essere il traffico, che può essere il commercio, cioè noi siamo abituati a dirlo, anche perché se il signore là in fondo dice qualcosa inerente nel suo gruppo, io vorrei capire quello che dice e potremmo discutere insieme. Allora ecco, io magari ho una proposta da fare e gradirei che tutti sentissero questa cosa, appunto perché... Scusi, riguardo a questo appunto... Come è stato detto prima, precedentemente, il lavoro di scrivere e di lavorare in gruppo è molto breve, sono mezz'ora. Dopodiché il resto della serata noi lo passiamo a scambiarci quello che ci si è detto all'interno dei gruppi. Quindi c'è il momento dialettico, come voleva la signora, ed è successivo. Su questo allora non ci piove, ho capito come è il discorso. È semplicemente organizzato diversamente. Questo, sì, sì. Ma non essendo abituati... No, come dicevo, non vorrei che ci fosse una difficoltà tutto lì. No, ma ognuno ci prova. E come dicevamo, questo è il sesto incontro e anche soprattutto al primo tutti erano un po' così stupiti e in realtà poi la cosa è andata benissimo. Proviamoci e vedrete che poi dopo avete tutto il tempo di parlare. Riserviamolo dopo magari il tempo per parlare. Io volevo fare solo proprio un flash. Facciamo i gruppi, facciamo parlare la gente, la scriviamo. Prendo, così proprio, visto che sono stato l'ultimo presidente del quartiere Montalanza, ma voi che state amministrando tramite gli assessorati, dallo sport ai lavori pubblici, al decentramento altro, ma i progetti partecipativi, gli elenchi che i quartieri facevano su tutto e di più e così via, avete avuto la voglia di andarli a riprendere o siamo all'anno zero? Cioè, a me dispiace e piange il cuore. Dico, mi sembra che siamo all'anno zero e perciò tramite o la psicologa, o il foglio e così via, chiediamo ai cittadini del Montanara di dirci che io avrei gradito per capire, diciamo, il vostro respiro, capire cosa c'è al Montanara, che è una parte della città, cosa non è stato fatto, cosa si potrà fare e cosa voi prospettate di. Allora allargo la cosa.
ma se devo mettermi lì a scrivere le cose come voi ce le state richiedendo, credetemi, per me è un insulto, perché vuol dire che questa città, che ha tutta una sua storia, voi dite fatti in là che ci penso io e adesso ripartiamo. Io, no, mi io scusi, voglio essere molto tranquillo, però veramente mi fa male. Guardi, con tutta l'umiltà possibile le dico questo. Allora, dovete anche voi riconoscere, noi siamo una nuova amministrazione, un'amministrazione nuova che si pone in totale apertura verso i cittadini, e vorrei che anche i cittadini come lei lo facesse nei nostri confronti, nel senso che dateci il beneficio del dubbio, nel senso che ovviamente come nuova amministrazione proponiamo una modalità diversa, e semplicemente questo, una modalità diversa che non vuol dire che sia migliore o peggiore. No, posso, le posso, le dico una cosa, il fatto di suddividersi in gruppi ha il senso che altrimenti in una situazione di questo tipo parlerebbero sempre gli stessi. Allora il fatto che se uno è timido, per esempio, non si alzerà mai a parlare. In un gruppo ristretto di persone, dove invece ognuno può dire la propria, emergono le istanze di tutti, perché parlano tutti a turno, altrimenti in questo modo ognuno avrebbe il diritto di alzarsi e parlare, ed è giusto, ma non lo farebbero tutti, e si finirebbe per ascoltare sempre l'opinione dei soliti tre o quattro. No, ma ci mancherebbe. No, mi fermo perché poi voglio ascoltare. Mi fa piacere. Però vi ripeto, forse, come posso sbagliare io, forse sbagliare. Ma ci mancherebbe. Però a me sembra, questo mi fa male da matti, che voi stiate azzerando una storia di un quartiere, di una città, per dire ripartiamo con. Cioè, mi fa male, perché voglio dire, ma vi rendete conto quanto lavoro hanno fatto, soprattutto nei quartieri, i consiglieri, la gente, i cittadini, che dicono i punti di riferimento. Oggi questa città ha zero punti di riferimento, allora chiedo a voi, no, ma volete riaprire i quartieri, sì o no? Ma scusate, allora, come ho già detto prima, visto che noi riconosciamo la vostra storia, state qui e ditecela. No, ma io adesso vado giù. State qui e ditecela, andare via non ha senso. No. Allora, facciamo i gruppi, questi benedetti gruppi. Un attimo, no, se no passiamo tutta la serata a discutere. No, per favore, mi scusi, lo dice nel gruppo. Lo dice nel gruppo. Le schede rimangono. Infatti, le schede rimangono, le voci no. Allora, ci dividiamo per 10. Infatti. Allora,
voci, ok? Perché uno è da 3, uno da 5, ne uniamo, ne uniamo. Allora, adesso dividiamo per argomento, ok? Quindi iniziamo con un argomento, col primo argomento che è il scuola. Chi, il gruppo che ha da dire qualcosa, si alzerà il portavoce, oppure se vuole venire anche qua ci fa molto piacere, e esporrà l'argomento. Mi serve un volontario che mi aiuti a scrivere le cose sulla lavagna. Perché scriviamo le cose sulla lavagna? Perché, per non ripetere sempre gli stessi argomenti, perché abbiamo visto che nelle serate spesso si ripetono gli stessi argomenti, quindi se un argomento è già ripetuto basta fare un segno e non ripetere, perché altrimenti siamo in tante, abbiamo tante cose da dire e non perdiamo tempo. Chi è che mi aiuta a scrivere? Coraggio, un volontario. Facciamo così, non ce l'abbiamo stasera. Vai tu, Patti, mi aiuti tu a scrivere? Sì. Ok. Allora, il primo gruppo sono loro o loro? Ok. Sulla scuola? Nulla, va bene. Abbiamo due portavoce. Sì. Vuole venire qua a dirlo? Prego. Questo è il gruppo 1. Gruppo 1. Noi per la scuola abbiamo questa nota. La scuola materna Coccinella è in un seminterrato dove hanno acceso la luce tutto il giorno i bambini, dove quando piove ogni tanto si allaga, quindi chiediamo che ci sia una scuola materna nuova e posta in una posizione dove i bambini siano trattati benissimo. Secondo me l'altro sulla scuola? Sulla scuola, la signora deve allora, no, la mia, vista l'esperienza di quest'anno del passaggio di mia figlia dalle elementari alle medie, siamo rimasti un po' male perché abbiamo notato che il 50% delle persone hanno scelto di andare in un'altra scuola media. Allora, partendo dal fatto che ogni genitore ha il diritto di fare le proprie scelte, quindi di scegliere la scuola che vuole, ci mancherebbe, però insomma noi genitori siamo rimasti un po' male. Poi, se c'era la possibilità appunto di rivalutare questa continuità didattica scolastica, no? Nel passaggio dall'elementare appunto alle medie inferiori del quartiere, perché la struttura c'è, è valida, i professori ci sono e quindi va sfruttata, è una scuola nuova e dovrebbe accogliere tutti i ragazzi insomma del quartiere, anche perché è comoda per tutti effettivamente. E niente, insomma, allora se si riusciva a fare qualcosa in modo di attirare anche non solo i bambini del quartiere, ma anche i bambini di altre zone, perché appunto questa struttura esiste e deve continuare ad esistere. Era solo questa una mia osservazione più che altro, perché ci sono rimasta molto male che il 50% sono andati via, più che altro per quello, ecco, solo questo della scuola, grazie. Allora, grazie. Io, niente, una piccola cosa, ovviamente sulle decisioni dei genitori non possiamo intervenire più di tanto, ovviamente è una decisione, però ecco, magari cercare con questo lavoro di cui parlavo prima di aumentare l'offerta nelle scuole in modo che siano più attrattive in primo luogo per i residenti, perché quella è la cosa più importante, perché poi un bambino se vive nel proprio quartiere è meglio che sia lì, e poi anche per gli altri. Su questo particolare tema abbiamo avuto un incontro, se ti ricordi, anche con i ragazzi del gruppo scuola.
che sono stati, per le questioni che conoscete di Villa Ghidini, di agibilità, sono stati portati all'interno della scuola di via la Rodano. Esatto, sono in una stanza da rodare. Il fatto di aver rinnovato, diciamo, lo spirito di collaborazione tra i dirigenti delle due scuole con il gruppo scuola, per esempio, che fa anche attività pomeridiane, di fatto è un altro tentativo per tenere i ragazzi qui. Anche so che forse questo è un tema che non spetta a me in particolare, ma siccome se ne parla tra di noi nelle riunioni che facciamo di divisione di politiche, no? Il fatto stesso anche di fare alcuni tipi di interventi sul traffico, non bisogna vederli solo come oh mio Dio mi vogliono impedire di andare in centro in macchina, ma che tanti spostamenti di fatto sono per portare il figlio a scuola quando il figlio magari è di Vigatto e lo vuoi portare a scuola in centro a Parma. Ora ognuno è libero di fare davvero quello che vuole, per l'amor del cielo, però abbiamo la fortuna di avere scuole nei quartieri. Anche queste iniziative hanno un po' l'orientamento di cercare di tenere il più possibile, specialmente i ragazzi, nel quartiere dove sono nati, perché lo spirito di comunità e il fatto di anche il presidio che deriva dal fatto di conoscersi tiene lontana la delinquenza, cioè tutta una serie di ripercussioni positive sul quartiere, e il fatto di cercare di tenere i ragazzi lì è una visione che è ben presente, che stiamo cercando di portare avanti. Grazie. Prego. Buonasera, anche all'interno del nostro gruppo sono emerse le considerazioni relative alla scuola dell'infanzia Cucinella, che è veramente in condizioni molto precarie, e anche il discorso che faceva la signora della scuola salvo d'acquisto, poco frequentata, perché molti genitori del quartiere decidono di iscrivere i propri figli in altre scuole probabilmente più altolocate, vissute come più altolocate. Un'ulteriore cosa che è uscita è stata la difficoltà nelle aperture della biblioteca La Baia del Re, che attualmente, diceva un signore al nostro interno, viene gestita solo da volontari, e questo significa che ci sono problemi, insomma, quindi una gestione, diciamo, più presente della biblioteca. Okay. Grazie. Visto che sono una volontaria della Baia del Re, posso sapere quali sono i problemi della gestione dei volontari? No, ha detto soltanto così me ne rendo conto, perché speravamo di essere una risorsa, se siamo un problema c'è. No, non credo proprio che la signora abbia detto questo, era semplicemente una questione di orario. Mi scusi. Mi dispiace. No, non era una critica all'azione dei volontari, era semplicemente una richiesta di ulteriore supporto all'opera preziosa dei volontari. Grazie. Brava, Filippo. Se il portavoce vuole alzarsi, allora sì. Vabbè, magari facciamolo parlare da lì, che sennò non. Vada, si alzi, che così la vedono tutti. Via. Buonasera, per il gruppo 5 l'offerta scolastica nel quartiere è ok, per i genitori del gruppo 5 ovviamente, per i genitori è ok. C'è stato un appunto però su quello che è stata la destinazione della scuola ex, ormai Vittorio Emanuele, del quale intendiamo parlare dopo, perché è un aspetto forse più urbanistico. Grazie. Gruppo 6, affrontiamo, noi l'abbiamo affrontato il problema dal punto di vista della funzione del servizio, quindi partiamo dall'asilo nido Zucchero Filato, che penso il comune sia a conoscenza, dove piove dentro. Quindi i bimbi quando dormono, ci sono alcune aule della zona sonno, dove se piove i bimbi dormono sotto la pioggia, e con infiltrazioni di aria dalla finestra. Quindi la settimana scorsa Zucchero Filato, no, vedi, stesso problematica. Beh, direi di no, perché lì quando piove sempre dentro, è un po' diverso come problematica.
sifili, cioè quest'anno hanno puntellato i muri perché a causa del secco si sono aperte le pareti, è stata garantita la sicurezza e noi genitori ci fidiamo. Comunque questo è un problema. Passiamo, noi parliamo delle nostre esperienze, quindi quello che la scuola materna La Locomotiva è una struttura degli anni 70, penso del 74, e risente di tutte le problematiche legate a una struttura che ha 40 anni. La caldaia, ma parliamo anche dei bagni. Quest'anno abbiamo tolto una sezione perché i bagni erano sottodimensionati. I bagni sono vecchi e in condizioni un po' precarie, chiamiamole. Passiamo alla scuola Valtieri di Cefalonia. È appena stato risolto il problema della scalinata, un mese di disagio per tutti i genitori perché è inagibile l'ingresso ovest. Invitiamo, essendo un incontro aperto al quartiere, invitiamo l'assessore con delega alla scuola a fare un giro in tutte le classi. Allora, con le prove pratiche, porte senza stipiti, con chiodi a vista, tapparelle che non si alzano, infiltrazioni di aria da tutte le finestre. Non so se questa è urbanistica, ma è un problema della scuola. I bagni, che pochi bagni per la dimensione dell'utenza e bagni che non scaricano. Quindi se va un bimbo e non scarica, i bimbi dopo non vanno. Che scuola sta parlando? Martiri di Cefalonia. No, se non l'avevo detto prima, sì, no. E io direi di mi fermo perché sono un rappresentante di classe, però invito proprio il comune a fare una visita, entrando proprio in tutte le classi, perché come dire, apriamo scuole nuove che dovrebbero essere all'eccellenza. Abbiamo scuole degli anni 60 che le mense su tre turni, Martiri di Cefalonia. Questo penso che sia un disagio anche per i bimbi che devono aspettare 1:10, i compagni che hanno mangiato alle 12:20, cioè 12:30, scusate. Quindi. Quanti anni ha, scusi, la scuola Martiri di Cefalonia? Quando è stata costruita? Anni, fine anni 60, penso, io. Sì, sì, è stata la scuola di Comunque io faccio un esempio, cioè io parlo, noi parliamo di quello che viviamo noi, penso che la riunione fosse anche... la scuola media di noi non c'è nessuno, nel gruppo non c'era nessuno. Per sentito dire, una scuola nuova, costruita di corsa, e penso che l'assessore fosse a conoscenza dei problemi, infiltrazioni, eccetera. Però noi non la frequentiamo, quindi non ne siamo a conoscenza. Basta, non fare abbastanza. Grazie. Allora, il gruppo 7 ha parlato della scuola elementare Martiri di Cefalonia, del Rosario, del Salvo d'Acquisto, mettendo in evidenza che ci sono degli spazi poco utilizzati, forse anche per la problematica dell'esodo dei bambini, ecco. Però di fatto ci sono questi spazi e si proponeva di fare delle attività culturali e ricreative da poter poi alla fine anche riqualificare la scuola, se c'è anche questa necessità. Poi abbiamo parlato di potenziare la biblioteca anche nel nostro gruppo, supportando i volontari anche con personale appunto non esclusivamente volontario. Si è parlato di mettere i paletti a protezione del marciapiede per evitare i parcheggi selvaggi, che diventano pericolosi naturalmente. Poi recuperare i PC usati per la scuola e poi abbiamo concluso dicendo che la scuola media è un edificio nuovo, cioè di recente costruzione, ma di fatto fatiscente. Posso aggiungere? Certo. Nelle tante cose ho saltato questo. Rette dell'asilo nido sono rette molto alte anche in confronto alle problematiche che ci sono. Noi ci domandavamo, è possibile una verifica
del reale valore, del reale costo di queste rette, e soprattutto è possibile fare un ISEE più rispondente? Cioè abbiamo la sensazione che si faccia l'ISEE, ci siano pochi sgravi e rientriamo nella solita problematica che se c'è chi riesce a evadere da qualche parte riesce anche ad avere poi un ISEE minore. Cioè si può porre l'accento su una verifica sull'effettivo fruizione di queste, dell'ISEE e poi dei metodi di calcolo, cioè dei valori di queste ISEE che... Sì, due note a margine. Allora, sul discorso dei computer, allora, abbiamo avuto l'opportunità di conoscere un certo signor Pavel Zorzan, che è presidente di molti Linux User Group. Cosa sono? Sono dei gruppi di soprattutto ragazzi comunque con competenze di tipo informatico specializzati nei prodotti gratuiti, ok, open source si dice. Loro sono venuti a chiedere al comune una sede e abbiamo chiacchierato a lungo e in effetti sopra l'Informa Giovani il comune ha a disposizione due uffici, adesso poi li vedremo, quindi questo è in iter, però ve lo anticipo. Allora cosa abbiamo detto? Ok, noi il comune si fa carico di darvi una sede, però voi in cambio cosa fate? Loro si sono offerti di ritirare computer, per esempio, non più usati dell'amministrazione per sistemarli e per fare il servizio, per darli a scuole, biblioteche, eccetera, e anche per fare il servizio di sistemazione dei PC che all'interno delle scuole ci sono già. Quindi fare tutto loro, quella parte gratuitamente, quella parte lì. In cambio della loro sede, diciamo. Adesso stiamo verificando innanzitutto se gli uffici sono adeguati, se effettivamente loro prestano fede alla parola data, e comunque qualcosa in questo senso si sta cercando di fare, proprio perché averlo fatto sopra l'Informa Giovani ha proprio anche il senso di diventare una piccola palestra per ragazzi che vogliono intraprendere anche la strada dell'informatica, eccetera. Quindi i ragazzi che vanno in Informa Giovani cercando lavoro possono già trovare una piccola risposta solo al piano di sopra, che potrebbe essere quella di essere coinvolti nel sistemare i PC gratuitamente da mettere poi all'interno delle scuole. Cioè il ragionamento è questo qui. Sul discorso invece delle verifiche, adesso poi l'assessore saprà dire meglio di me, però è in fase di costruzione un sistema per combattere l'evasione fiscale, diciamola così, in grosse linee. Questo progetto deve partire dalla creazione o l'acquisto, lo valuteremo, di un software che si occupi di gestione del patrimonio, perché bisogna partire da quello. Cioè in questo momento il comune non ha una base dati integrata che gli permetta di capire che cosa ha, chi è dentro alle cose che ha, quanto paga, lo stato della manutenzione, chi si occupa della manutenzione, chi paga la manutenzione. Un sistema integrato di questo tipo mette già in relazione chi usufruisce di un servizio col servizio dentro il quale è. A questo punto il comune ha già a monte un programma, che non mi viene in mente in questo momento come si chiama, vi chiedo scusa, che identifica e censisce tutti i soldi spesi dall'amministrazione per ciascuno di noi, no? Per ciascuno di noi, soldi, gli sgravi o i soldi spesi. Facciamo fatica perché mancano due passaggi, che sono il censimento catastale per unità abitativa. Quindi noi abbiamo il censimento catastale sull'immobile, ma non arriviamo fino all'appartamento. Ora, arrivare all'appartamento è una cosa che diventerà obbligatoria. In questo momento noi dobbiamo dare la numerazione a ciascun appartamento in modo da avere collegato immobili che sono del comune, gli immobili che sono dei privati, chi ha che cosa e in quale unità abitativa sta. L'ultimo tassello, che è quello più difficile, è quello di essere agganciati al registro automobilistico, perché diventa, insomma, è il ragionamento logico che facciamo tutti, insomma, passano dei SUV tutta manetta, del macchinone, ci domandiamo, allora mettere in relazione la proprietà della tua auto, la proprietà della casa dove sei, il comune quanti soldi ha speso per te e dove abiti, di fatto ci dà una fotografia abbastanza concreta per capire se stai barando oppure no. È ovvio che una cosa del genere, forse molti saranno anche un po'
scontenti, non lo so, io, per me sono contento se riusciamo a farla, e però non è una cosa che per quanto riguarda i sistemi informativi riuscirà a essere pronta domani, anche perché se il PRA non mette la base dati a disposizione del comune, lì c'è proprio poco da fare. Cioè, però anche in Elisa c'è il conto bancario. Anche quello. Però sul conto corrente non ci va, infatti, però tu verifichi, fai la verifica di che cosa ho speso per te, perché se tu hai avuto nel corso della tua storia un sacco di sgravi, perché mi dici, cioè io, allora parlo di me, va bene, io riesco a mandare mio figlio all'asilo con una retta bassa perché ho l'ISEE di un certo tipo, bene. Allora, io so come comune che per tanti anni tu hai pagato meno, e se però tu c'hai la Ferrari, di fatto mi domando perché tu paghi di meno. Poi non è uno strumento che risolverà tutti i problemi. Però devi sapere, cioè sai, perché evidentemente lo sai, tutta l'evasione fiscale, tutta l'evasione fiscale che il comune riesce a trovare, che trova lui, i soldi che recupera rimangono all'interno del comune, 100%. Quindi questo è uno sprone per il comune per fare lotta all'evasione fiscale. Infatti per quanto riguarda invece gli asili, nel senso che le scuole, la retta che c'è, gli asili nido sono delle scuole a domanda diretta, nel senso che vengono fatte a seconda della richiesta, e purtroppo non hanno particolari sostegni economici. Questo è uno dei motivi per cui le rette sono un po' più alte. Ovviamente anche noi ci siamo resi conto che ci sono delle incongruenze o comunque delle cose in cui probabilmente c'è chi fa il furbo. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di incentivare i controlli. Abbiamo cercato di mettere a punto alcune piccole correzioni sul regolamento per far sì che magari appunto questi furbi siano un pochino di meno, però è sempre molto limitato, perché tante dichiarazioni sono autocertificazioni, e quindi l'unica cosa è fare i controlli o il tipo di soluzione di cui parlava Giovanni adesso. Anche un altro zoppo è per dire: non puntare la data del 31-12 sul saldo del conto corrente, mi porti il 30 novembre, 31-12 e 31 gennaio, perché c'è chi anche si scarica il conto al 20 di dicembre. Noi non abbiamo giurisdizione sulle dichiarazioni di dicembre. Sì. Si potrebbero controllare le residenze, aggiungo, riguarda tanto. Aspetta. Microfono. Non si sente. Ho detto che controllare le residenze al nido, perché ci sono un sacco di genitori che nei primi 3 anni di vita del bambino vivono separati. E poi, siccome io sono stata riconosciuta coppia di fatto solo per l'ISE finora, e mi ha dato un po' fastidio quando gente sposata viveva in 2 posti e quindi pagava un terzo di quello che pagavo io. Allora, prima di fare il registro lodevole delle unioni civili, facciamo il controllo delle unioni matrimoniali in quanto ISE, perché ci sono dei pagamenti in effetti e delle situazioni, cioè quando andavo all'asilo mia figlia io ne conoscevo almeno 10. Sì, percentualmente. No, infatti questo è uno dei problemi, delle problematiche più sottolineate. Abbiamo cercato anche lì di ridurre magari un pochino il punteggio per quanto riguarda appunto quelli che si denunciano come genitori unico, quindi famiglia monogenitoriale, in modo da equilibrare. I controlli sono l'unica cosa, cercheremo di incentivarli, di aumentarli, ed è l'unica cosa che possiamo insomma fare. Mi diceva, ma adesso è tutta una cosa da verificare, che appunto con la questione delle autocertificazioni adesso molti anche non ti permettono di fare il controllo, nel senso che si appellano poi alla privacy, se vivi, non vivi, insomma, cioè non è che possiamo andare a suonare il campanello e controllare quanti sono. In realtà, sì. In realtà, visto che la residenza la rilascia il comune può sempre controllare. Sì, infatti. Anche ci sono stati. 4-5 parla chiaro su questa cosa. Infatti, quindi intensificheremo questo tipo di controlli. Bene, passiamo a un altro.
No, avevano scritto loro qualcosa sul sociale. Sul sociale abbiamo visto anche l'età media, anche il quartiere. Abbiamo pensato e richiesto anche già più volte una casa protetta al Ciglio Nord. Se ci sono mancanza di fondi, si può fare in project finance. E quindi occorre anche parlare di sussidiarietà e di tutte queste cose. E questa è una richiesta che facciamo. Poi c'è di migliorare l'assistenza domiciliare. E poi il potere cinghio. Il potere cinghio ha uno stabile vecchio che deve essere recuperato. I fondi per questo recupero li dovevano mettere, e mi pare che li abbiano messi, non lo so, lo saprete voi, la ditta che ha urbanizzato il Cinghio Parco del Cinghio. Ecco, quindi lì noi chiediamo che questa ristrutturazione avvenga, perché se ci sono i fondi e c'è questo impegno, un milione e tre che deve essere messo a disposizione dei cittadini. Poi abbiamo il fabbricato di via Carmignani, fabbricato nuovo, che ha sostituito il Vittorio Emanuele praticamente, vecchio, che però era eccezionale, ma l'abbiamo buttato giù. Il fabbricato nuovo di via Carmignani piove dentro da tutte le parti ed è una situazione costruito con una ditta, non so se di Afragola o roba del genere, sparita la ditta, lì continuano a ripararli, ma qui c'è una situazione che bisognerà provvedere. E inoltre c'è qui, dicevi tu prima, la villa Ghidini ristrutturata, c'è un centro per c'era il gruppo scuola e c'era anche per la musica, un centro anche per la musica, eccetera. La struttura è in disordine, probabilmente se tardiamo ancora un po' a finire che crolla. La stessa cosa riguarda anche il circondario, dove c'era prima il gruppo scuola è abbandonato lì e lì mi pare sia un ricettacolo di diverse situazioni che sarebbe bene provvedere a tenere in ordine. Ecco, per il sociale è questo. Sull'immobile di Villa Ghidini, cui parlavamo prima, è risultato inagibile dopo il terremoto e abbiamo spostato, infatti l'attività che si svolgeva all'interno è stata spostata in Via Ognibene, dentro un'aula della scuola. Per quanto riguarda il gruppo scuola, per quanto riguarda la parte musicale, c'è la possibilità di appoggiarsi al Centro Giovani Montanara, che ha la sala prove e la sala di incisione. Abbiamo fatto fare da ingegner Capi del Comune di Parma una verifica e metterla a posto costa veramente tanto, si parla di una qualche milionata di euro. E non, in questo è perché se poi ci metti le mani, poi bisogna mettere tutto a norma, se sapete meglio di me com'è, cioè non è che si può mettere a posto un muro, nel momento in cui si mette mano a un edificio vecchio, dopo ci mette mano bisogna metterlo tutto a norma, sono costi alti. E quindi in questo momento non possiamo permetterci. Però si potrebbe avere almeno l'aspetto esteriore però mi sembra molto degradato, sembra una struttura abbandonata, lasciata a se stessa, e se non si interviene in qualche modo, anche parziale, praticamente diciamo, la sua condizione è destinata a peggiorare credo anche rapidamente. Da vedere, francamente, di
Come sociale anche noi avevamo evidenziato la ristrutturazione della casa degli orti del Podere Cinghio, però sia come cittadino che come Gas Cinghio siamo un po' preoccupati che questi orti sono, pur belli che siano, sono vicini a una tangenziale che ad oggi raccoglie un sacco di inquinamento, e vorremmo magari avere anche degli orti di quartiere un po' più integrati nel quartiere, visto che questa giunta ha promesso in campagna elettorale, ci sono gruppi di cittadini speranzosi di prendere in mano anche il verde pubblico, che per la giunta può essere un costo enorme, affidarlo diciamo alle varie cooperative. Diciamo come Gas Cinghio siamo pronti a prendere in mano un pezzo e fare i fattacci nostri. Grazie. Come gruppo 4, ecco noi, gruppo 4, ecco, veniva richiesto un corso gratuito per anziani di computer, ecco, in modo da continuare questo discorso. Altrettanto si chiedeva di far funzionare al meglio, non dicendo che non funziona, però l'importanza dell'ufficio degli assistenti sociali e quindi di tutto un centro, diremmo, di accoglienza, no, e di perno del quartiere. A questo proposito, anche sempre importante, sempre in questo settore, il tema degli anziani, e ci si chiedeva su quale ipotesi si intende sviluppare, no, il percorso della strada degli anziani, visto il costo molto alto di certe realtà esterne, e si era favorevoli a sviluppare la casa di quartiere, cioè sostenere non tanto un ricordante centro, ma ogni quartiere avere, quindi il nostro quartiere avere la casa per gli anziani. E infine, ecco, abbiamo parlato così sul tema di questo progetto che sta nascendo, che è nato da un po' di mesi nel quartiere Montanara, no, e che ancora non si è presentato, quindi per molti è una novità ugualmente, però prove di comunità che ha favorito che molte associazioni, tutte quelle interessate, si stanno mettendo in rete, e diremmo è nato un progetto insieme a Forum Solidarietà che così sta iniziando un certo tipo di attività, e in particolare si presenterà, cioè chiede un incontro, quindi questo dopo verrà ripreso, qui c'è anche rappresentanti, quindi col comune per parlarne, ma presto si presenterà a tutto il quartiere, e diremmo con l'obiettivo di creare più cultura della comunità nel quartiere stesso, no? In rete tra le varie realtà. E in questo modo anche così intanto informiamo che il primo di dicembre pomeriggio ci sarà un sabato di solidarietà proprio favorito dal gruppo della cooperativa Insieme con gli anziani del quartiere Montanara qui sotto, con tutte le altre associazioni, si sta mettendo insieme questa esperienza e questo progetto, ecco. E quindi chiaramente sia il discorso del corso di computer, che logicamente favorirà maggiormente la rete tra gli abitanti del quartiere, no? Essere tutti più informati, sia il discorso anche degli uffici e di gestire insieme, perciò anche questo centro di via Carmignani, che dovrebbe avere un operatore, no, ecco, a disposizione per tutte le esigenze e richieste che ci sono nel quartiere stesso. Grazie. Allora, per quello che riguarda il sociale, si propone di individuare spazi pubblici insieme alle organizzazioni del quartiere, che ne fanno richiesta, e a gruppi che ne presentano richiesta, per mettere a disposizione spazi poiché vogliono organizzare iniziative di socializzazione e sviluppo di comunità. Poi, esatto, poi dettaglia meglio la signora.
Sì, io intervengo per la rete di prove di comunità di cui ha già parlato anche Eugenio Cangiati, che è una rete molto ampia. Colgo, scusate, l'occasione anche un po' per informare i cittadini che non ci conoscono. C'è un progetto promosso da diverse organizzazioni, sia del volontariato, della cooperazione sociale, parrocchie, abbiamo anche l'associazione dei commercianti, e l'obiettivo di fondo è quello di aiutare la rinascita, lo sviluppo dei legami fiduciari all'interno del quartiere e della coesione e solidarietà all'interno del quartiere, sia per stare tutti meglio, ma anche per riuscire ad affrontare insieme la crisi e le varie prove che la crisi ha presentato alle famiglie. Quindi questo, per raggiungere questi obiettivi, diciamo, generali, noi vorremmo organizzare delle iniziative con, insieme alle famiglie del quartiere, anche cercando di animare i luoghi pubblici del quartiere che rischiano di essere un po' lasciati andare, per cui per questo abbiamo iniziato ad immaginare la possibilità di gestire in modo volontario degli spazi pubblici per iniziative rivolte alle famiglie, dove per famiglie intendiamo tutti i componenti di una famiglia, quindi dall'anziano solo ottantenne al bambino dell'età della materna. E una ipotesi per anche appoggiare l'idea di Gasching è anche quella di lavorare sugli spazi verdi, per cui oltre che un appello all'amministrazione, lanciamo un appello anche al Gas se vuole eventualmente conoscerci e collaborare. Grazie. Sì, grazie. E comunque, per quanto riguarda appunto questa attività, questa promossa da Forum Solidarietà, mi ero incontrata proprio la settimana scorsa con i responsabili di Forum Solidarietà. In effetti in parte ci sono alcuni del comune che già collaborano con voi per quanto riguarda il discorso sociale, e in effetti ci siamo dati disponibilità di collaborazione proprio perché è anche uno dei nostri obiettivi, nel senso comunque mantenere il presidio sul quartiere, cercare in questo modo di rendere un po' più vasta la rete sociale all'interno del quartiere. Completo il panorama. Un'altra segnalazione era salvare il parco pubblico di via Berzioli. E non è mai stato incominciato e dovrebbe essere terminato, se non erro, e già c'è stata anche una lettera sul giornale di una certa signora Rosetta Manini. Perciò anche quell'area è stata combattuta e fatto sì che ne venisse in possesso il comune, perché era un contenzioso che durava dal vecchio proprietario, che si chiama Baldini, perché lì era tutto dell'ex notaio l'area Baldini, e questo contenzioso non era mai stato acquisito dal comune. Di conseguenza lì si è fatto tanto che venissero questi 4.000 metri messi, era stato votato in comune come verde attrezzato. Poi sono state raccolte, se avete letto la lettera, ha raccontato tutto per bene, le firme, che doveva essere il primo parco fatto e finito, se non erro, alla fine del 2010. Deve ancora incominciare. È stato fatto un piccolo parcheggio che io non ero d'accordo, perché dovevano essere 4.000 metri, e lo dico qui bello chiaro che quel parcheggio è stato fatto per la scuola Salle, ha capito? E io non ho paura di presentare la faccia, ma che comunque il vecchio diciamo consiglio di questo quartiere l'ha accettato, e io non ero stata avvisata, perché sapevano tutti che lo combattevano. Comunque ormai è fatto e voi avete lasciato che si facesse, perché è stato fatto adesso che ci siete voi. Allora voglio sapere l'altra parte rimasta, quando verrà fatto un parco che non c'è mai stato, perché si faceva parte tutti, anch'io e fino a Corcagnano, della settima circoscrizione. E se lei vede che in queste zone di parchi ce ne sono moltissimi, ma quello è stato dimenticato. Allora vorrei sapere se lo dimenticate anche voi adesso. Ma ci dia tempo che ci sia tempo per dimenticare. No, sì. Ho chiesto. Va bene. Allora, grazie. Però va bene, ok, abbiamo preso nota e comunque chiederemo. Comunque ce l'ha.
l'ha scritto, non l'ha cognome. Lei l'ha fatto scrivere sul foglio? Certo. Perfetto, grazie. Gruppo? Una, sei. Sei. Una cosa molto rapida. Una richiesta e una proposta. Nel centro di via Carmignani, che va ringraziato per tante iniziative che stanno portando avanti, c'è però una cosa che una volta esisteva e che ora non esiste più. È qualcosa che riguarda le donne, perché per molte donne, soprattutto quelle anziane, è un grosso problema. Una volta li venivano effettuati nel vecchio Vittorio Emanuele i prelievi per il Pap Test. Poi sono stati spostati in via Vasari. Per una persona anziana arrivare in via Vasari è un problema grosso. E io so di persone che hanno rinunciato a questo tipo di indagine. Chiedevo, è così difficile, visto che dovrebbe essere a costo zero, chiedere a un'incaricata di venire, stabilite voi la frequenza, una volta al mese, una volta ogni 40 giorni, per poter fare i prelievi qua in quartiere. Secondo, una cosa che dovrei dire forse dopo, quando c'è l'ambiente, ma dato che è venuto fuori per le scuole, è venuto fuori prima per le scuole, ma io mi chiedo, tutte le opere che vengono fatte recentemente, negli ultimi 10-20 anni, o noi abbiamo disimparato a lavorare, non lo so. Tutto ciò che viene fatto spesso dopo un anno e mezzo o due comincia ad avere dei problemi. La domanda è chi lavora, come viene scelto e soprattutto poi deve rispondere dei danni che avvengono. Questa è una domanda. E chi li controlla? E chi li controlla? No, dato che io so che voi comune, certo non mi riferisco a voi. Microfono. Ha sempre avuto, credo, e lo so per certo perché ho qualcuno vicino che mi informa di questo, o ingegneri o geometra che vanno anche a controllare per conto dell'amministrazione come vengono svolti i lavori, mi chiedo quale tipo di controllo effettuano, non lo so, però me lo chiedo, ma anche come vengono dati gli appalti. Sono domande retoriche, perché la risposta la sappiamo, insomma, nel senso c'è stata dimostrazione. Voglio dire, abbiamo speso 25 milioni per un ponte che collega niente a nulla, quindi, però voglio dire anche questo, che almeno per quanto ho visto finora, e so che forse vi chiedo molto a credermi sulla parola, però all'interno della giunta si perde, tra virgolette, l'ora a discutere sui 5.000 euro, sui 1.000 euro. Perché ci si rende conto che sono soldi di tutti. Non più tardi di giovedì scorso abbiamo rimandato indietro una delibera per approvare un progetto perché non c'era stato presentato un quadro economico convincente. Purtroppo alcune cose, per esempio, passano attraverso Determina e non attraverso la Giunta, quindi di fatto i dirigenti hanno la possibilità di firmare e di assegnare lavori o economie, a volte anche senza consultare. Voglio dire, è di pochi giorni fa il discorso sulla Gazzetta di quei soldi. Adesso è in corso l'indagine interna, di fatto è vero, è stato fatto un pagamento, non è una cosa che riguarda me come assessore, però è giusto che si sappia, è stato fatto, è effettuato, sono state assegnate delle economie per dei lavori svolti nel 2006, sono stati pagati adesso, ma l'assessore competente non era a conoscenza, infatti si è bloccata la determina e si chiedeva di rendere conto e di capire il perché e per come. Voi lo sapete, per me che non ho mai fatto l'assessore in vita mia, vi garantisco che è difficile anche riuscire a tenere effettivamente dietro a tutti i rivoli e quanto succede ogni giorno quotidianamente, perché paradossalmente, come immaginate, il tranello si confonde nei numeri e quindi si perdono ore ad analizzare quadri economici, fattibilità, eccetera eccetera, e quindi speriamo di riuscire a dare una risposta più convincente anche per voi, insomma. Sul parco le dico, purtroppo secondo me la soluzione di quel parco sarà riuscire a renderlo tale grazie all'aiuto dei gruppi di cui si parlava prima, sarà il contributo di queste, sarà, le sto rispondendo, con un contenzioso che durava, lei ci siamo dati da fare parecchio, perché guardi che tutta area adibita ad attrezzature religiose,
capo in generale, come signora Ghieri. No, ma non ho dubbi. Si è riusciti a far votare una variante che era del 7 febbraio, insomma, che il comune ha acquisito a costi zero questi 4.000, perché lei sa che quando si costruisce, per adesso abbiamo citato le organizzazioni per aggiustare il patio della casa del Ciglio, anche lì c'era. Di conseguenza però il notaio Bandini doveva regalare, diciamo, a costo zero, questi 4.000 metri di terreno. Nessuno ha mai proprietà. È venuta fuori la Salve, che è una scuola privata e che in quella qui io ero presente quando il sindaco Baldi dice di quest'area che ci doveva venire una scuola materna e due sezioni di asilo nidi pubblici. Quelle che mancano. Pubblici, dove c'è la Salve. E parecchi qui di questo qui che erano consiglieri, che erano qui, le sanno queste cose. Ci siamo trovati invece che veniva la Salve. Adesso appunto cosa fate del tutto dell'area dell'ex Salve che dovrete dare voi le licenze urbanistiche adesso? Di quella zona là? Hai capito? Allora ci siamo mosse. No, ma ce ne avrete sa da dire dai formanti, dato che avete nuove che non conoscete queste storie. Adesso mi sono domanda, grazie. Che intenzioni avete di questo fatto? Esatto. Va bene, la parte permanente dopo un piccolo parcheggio fatto da sciocco i soldi che va bene. Va bene, grazie. Il nostro gruppo ha sottolineato come altri la situazione dell'edificio di via Carmignani, che è fatiscente, ha un sacco di problemi, ci sono infiltrazioni, la pavimentazione ormai è dissestata, eccetera. Quindi bisogna anche valutare, si diceva, la classificazione energetica, sia per il caldo d'estate, il troppo freddo d'inverno, e valutare quindi i costi anche di gestione. Altro aspetto è quello del servizio trasporti disabili. Pare che oggi venga dato soltanto ai cittadini che hanno l'invalidità al 100%, ovviamente per problemi probabilmente economici, però il fatto è che ci sono tanti cittadini che pur non arrivando al 100% di invalidità però hanno uguali problemi di mobilità e di altro genere. L'altro aspetto più complesso è quello dei progetti di ristrutturazione delle case protette. Allora, noi siamo al confine con Piazzale Fiume, però molti cittadini del quartiere, compreso la mia famiglia, è naturalmente ospite alla casa protetta. Noi abbiamo avuto gravissimi problemi l'anno scorso, perché la vecchia amministrazione dalla sera alla mattina ha dato in appalto una pseudo cooperativa. Utilizzo questo termine provocatorio, ma per me è una pseudo cooperativa, in gestione tutto il servizio infermieristico, di riabilitazione, eccetera, con i danni enormi che ci sono stati, perché erano tutte persone, non certo per colpa loro, ma straniere, che non conoscevano i medicinali, non conoscevano le patologie, non hanno avuto l'accompagnamento come dovrebbe essere normale in situazioni di gravi patologie che hanno i nostri anziani, e quindi con un aggravamento della situazione sanitaria, perché non venivano date i farmaci, neanche i salvavita, per parecchi giorni, e quindi c'è stata una percentuale alta anche di mortalità tra gli anziani. Questo noi abbiamo denunciato, forse chi ha seguito un po', l'abbiamo denunciato da tutte le parti, abbiamo formato questo comitato familiare di cui faccio parte. Oggi ci troviamo in una situazione simile, perché abbiamo avuto un mese e mezzo fa circa un incontro con l'assessore Laura Rossi, per spiegare tutto quello che era accaduto e quello che rischiamo di che possa accadere adesso, perché fra un mese e mezzo scadono tutti i contratti degli infermieri, i contratti del personale di riabilitazione, dell'animazione e in alcuni reparti anche degli operatori, cioè i famosi OS, ecco. Quindi noi rischiamo di avere le persone, i nostri anziani, che non sono seguiti, e non vorremmo fare come l'anno scorso, di vedere l'aggravarsi delle persone e di essere noi familiari, andare tutti i giorni, facendo i nostri turni, a dare da mangiare, a dare i farmaci.
Allora, noi abbiamo chiesto un incontro successivo, in base anche al tempo necessario, perché ci comprendiamo benissimo che in un mese e mezzo i miracoli non li fa nessuno, dopo tanti anni di disastro che c'è stato fatto dalle altre amministrazioni. Però noi chiediamo e sollecitiamo l'assessore, quindi la Giunta, a ricontattarci, a capire che cosa vuol dire oggi, sia per questi contratti che sono urgenti, quindi eventualmente vale la pena, io credo, fare una proroga di qualche mese, in base alla legge naturalmente, visto che la regione per questo lo permette, anche per fare le cose con un po' di criterio, e poi naturalmente le nuove strutture, perché il Tamerici sta crollando, cioè tra i terremoti, una cosa e l'altra, ci sono le crepe e il fatiscente, e quindi anche lì ci sono dei gravi problemi. C'è l'impegno di ricostruirlo, però bisogna trovare i soldi. E quindi ci sono proprio in questi giorni le polemiche con alcuni familiari dei Romanini, io non voglio entrare nel merito, però naturalmente una soluzione bisogna trovarla, e finora c'è stata data solo una proposta, che è quella appunto di vendere Stuart eccetera, però non c'è una proposta alternativa. Io penso che sarebbe necessario, perché se per disgrazia non si vende niente, cioè facciamo in tempo a far crollare tutte le strutture. Quindi è una cosa abbastanza seria, anche perché ci sono delle patologie gravissime ormai anche a Tamerici, e quindi bisogna affrontarle. Poi vediamo, noi collaboriamo, siamo disposti a collaborare, ma vorremmo essere costantemente informati sulle decisioni. Grazie. Va bene. Verso fine mese l'assessore Rossi dovrebbe passare di qui di nuovo al Montanara per un incontro appunto solo esclusivamente sul sociale, quindi probabilmente avrete modo a breve anche di... Sì, sì, probabilmente in quell'occasione poi lei... Sono i cittadini di diversi quartieri. Ne parlerà comunque. Grazie. Come sono l'accento, dimenticavo, nel progetto nuovo di comunità chiediamo di mettere alcune bacheche nel quartiere per un'informazione comune. La settimana scorsa abbiamo fatto la domanda online all'assessore Folli, quindi c'è una domanda inoltrata per poi verificare insieme, per poter mettere in via Montanara ed eventualmente anche nel Cinghio Su, cioè zone del quartiere, una, poter informarci reciprocamente. Va bene, grazie. Chi altro è rimasto da... Basta. Ok, passiamo a un altro tema. Io direi una cosa, comunque ci diamo un tempo, adesso sto ci diamo un tempo ed eventualmente, siccome sono già le 11, entro le 11 e mezza vediamo di finire, vediamo i temi che riusciamo a trattare entro quell'orario. Poi gli altri comunque rimarranno i fogli, noi li lavoreremo tutti, nel senso che li faremo e poi rimettere su un computer. Ma non funziona. No, sì. Li faremo rimettere sul computer tutti questi dati e poi torneremo, perché l'idea è questa comunque di un primo ciclo di incontri che sono iniziati all'inizio di ottobre e finiranno con la fine di novembre. Dopodiché verso febbraio ricominciamo, torniamo indietro con tutto quello che voi ci avrete segnalato adesso, vi sapremo dire se per caso alcune cose sono già state risolte, se e quali saranno i tempi per risolvere quelle successive. Va bene? Grazie. Cercherò di essere molto breve, lavoro per punti, ci sono 9 punti per cui sarò brevissimo. Mancanza di vigili urbani che girano per il quartiere, semplicemente. Quindi mi ripeto, secondo punto, nella zona via Leotti, sapete che sta via Leotti, via Aleotti, questa qua vicino, è stata costruita la rotatoria a fagiolo, più appena distante dalla rotatoria, forse da quello che ho capito che lei lo sa, comunque lo dico anche per gli altri, c'è un parcheggio. Questo parcheggio fa sì che le auto siano leggermente al di fuori della sede stradale. Chi viene da Gaione e va in direzione via Leotti, che sia autobus o che sia automezzo, è costretto a spostarsi sulla destra. Questo potrebbe provocare un frontale. Punto 2, esaurito. Il punto 3, e poi passo la parola a Claudio,
riguarda il collegamento tra il Cinghio Nord e il Cinghio Sud. Sì, che praticamente era già stato allestita la strada, c'è già la fogna, c'è tutto, collegamenti col telefono e viene usata la pista ciclabile anche dalle moto, che è pericolosissimo, e c'è 150 metri da livellare, la strada già, sarebbe già pronta, e poi va asfaltata e quando saranno finiti 8 palazzi, condomini che ci verranno ad abitarci in 200 famiglie, bisognerà allargare la viabilità anche, quindi quella strada lì non penso che costi dei milioni di euro. 30 metri di strada. Appunto, sono 100, sì, poco più di 100 comunque, ed è stata predisposta. Il quarto punto, semplicemente, questo è buon senso, però lo ripeto, rispettare i limiti di velocità, perché insegna l'incidente che è capitato la settimana scorsa, che è un incidente mortale, una signora domenicana, buon senso, e nella fattispecie, via Montanaro, zona pizzeria La Vela, è una zona pericolosissima, o il dissuasore c'è di già, oppure vigile urbano o segnalatore delle autovelox. Il punto 4, questo l'ho terminato. Se sono troppo stringato ditemelo, va bene così, perfetto. Presenza di buche in tutta via Montanara che determina situazioni di pericolo per autoveicoli e biciclette. E questo è punto 6. Quello che dirò non prendetelo come critica personale, attendiamo con molta fiducia il completamento pista ciclabile presso i tangenziali sud. Punto 7 esaurito. Disinfestazione zanzare è carente. Questo no, scusate, non c'entra nulla, scusate, no, come non detto. E l'ultimo punto, e do la parola agli altri perché tutti hanno diritto, degrado. Il degrado dell'edificio della circoscrizione, che è questo in cui siamo, soprattutto nella zona adibita ad ostello. Ho terminato. Grazie. Con relazione alla viabilità e alle biciclette in modo particolare, un quesito che riguarda tutti i ciclisti, non solo del quartiere di Montanara ma della città, quindi estendo il problema a tutto il territorio cittadino, che riguarda il modo per sottrarsi ai furti di biciclette, almeno circoscrivere questo fenomeno. Ad esempio, un sistema potrebbe quello che un tempo era diffuso e consisteva nei depositi di biciclette. Adesso mi pare che non esista più neanche uno, ce n'era uno in stazione, poi è stato chiuso, non so se è stato riaperto, perché francamente me ne sono poi disinteressato. E io mi chiedevo, adesso come adesso, in questo contesto di crisi economica, problemi del lavoro, il Comune non potrebbe favorire l'estimento di punti di deposito per biciclette, dove ovviamente darebbe occupazione. Grazie. Cerchiamo di essere un po' più veloci. Completare la pista ciclabile sino al campus, che oramai si trascina da diversi anni. Pannelli antirumore al Cinghio Sud, pannelli antirumore sulla tangenziale, che ne hanno fatto un pezzo e poi dopo il Cinghio Sud è libero. Via Liani è una discarica a cielo aperto, e Via Liani è praticamente la bratella che collega la rotonda del campus con il ponte Stenda, circa, ecco. Era utilizzata lì dietro. Adesso lì è chiusa. Prima si usava e lì scaricano marciapiede in via Tonani e pista ciclabile, come diceva prima, tra Cinghio Nord e Cinghio Sud da sistemare.
la viabilità io non ho altro. Grazie. Quindi è un piacere. Adesso facciamo il gruppo 2, poi lei dopo, no? Sì. Lei? No, devo parlare appunto della cosa più importante, ma sono lì, stavo ascoltando. Di questo argomento? Sulla viabilità. No, il discorso di via Montanara. Via Montanara è con l'installazione dei funghi dei passaggi pedonali, è una catastrofe. Noi abbiamo problemi dei ciclisti. Ogni volta che c'è un ciclista che va per strada, le macchine si fermano, gli suonano, rischiano di tirarli sotto, è già successo due volte. Noi si chiede anche come commercianti di spianarli e fare, diciamo, un porfido, un passaggio porfido, sempre per segnalare il discorso del passaggio pedonale, in maniera che sia l'autobus possa passare senza suonare, senza fermarsi, perché purtroppo quotidianamente c'è una lite in quartiere. Lo dico perché da rappresentante dei commercianti mi capita spesso di vedere queste discussioni. Se noi abbassiamo o togliamo definitivamente questi funghi, che sono alti, diciamo, anche 20 cm da terra, se li mettiamo con il porfido, l'autobus ci può passare su. Quindi l'automezzo che parcheggia male, l'autobus lo può schivare. In questo caso quei parcheggi purtroppo sono selvaggi, lo sappiamo, perché bisogna entrare nei negozi con le macchine, il parcheggio che abbiamo non serve più, no? A parte che poi entrano in senso vietato, il vigile di quartiere sarebbe eccezionale, però il vero problema è il ciclista è veramente a rischio pericolo quotidianamente. Quella è una cosa da vedere, se si può fare questo discorso di abbassarli, perché veramente non si passa più. Okay. Allora, ecco, questi dispositivi li potremmo... Prego. Questi, sto parlando per via Langhiranio, questi dispositivi andrebbero forse trasferiti, se possibile, in via Langhiranio, perché c'è un po' il problema della velocità. Le auto nel tratto dal ponte Standard, soprattutto dove c'è la rotonda, fino alla rotonda di via Montanara, tante volte vanno alquanto in modo esageratamente veloce, e l'attraversamento pedonale è un po' un problema in questa strada, no? E ci sono già stati anche incidenti mortali, non tanti, però basta uno. Una decina d'anni fa una motocicletta che è partita lì da via Montanara, c'erano i semafori allora, subito dopo la semicurva andava molto veloce, 120-130, era una 750, insomma, ha tirato. E c'era una macchina che usciva un po' prima dalla banca e non c'è stato niente da fare. Insomma, quindi la velocità è un problema, ci vorrebbero dei dossi, se fosse possibile, veramente qualcosa bisognerebbe... Ma quali sistemi elettronici? Facciamo parlare bene, va bene. In via Langhiranio di Autovelox? Ma non lo so. E questo qua, quindi, primo problema. Il secondo problema è senz'altro anche il parcheggio, un parcheggio un po' selvaggio nel tratto che va dall'ultima, non la cassa di risparmio, l'altra banca, fino quasi alla rotonda con via Montanara. Dalla banca lì ci sono i vari negozi, c'è il bar, e le macchine tendono a posteggiare con disinvoltura e creano dei grossi problemi, grossi problemi anche qua. E tante volte le persone, dato che le macchine le mettono sul marciapiede, le persone devono scendere, madre con le carrozzine, devono passare in strada per poter continuare. Quindi voi capite che è una situazione a rischio e a pericolo, e non è consigliabile questa cosa. Grazie. Un ultimo punto, la situazione del verde non è una pista ciclabile, ci vorrebbe probabilmente, anche se fosse possibile tirarla fuori da questa strada. Situazione del verde non esiste, forse non c'è spazio, però quel poco che c'è, la prima rotonda ad esempio dopo il ponte d'Attaro, prego? Ad esempio, ma riguarda un po' tutta la città forse, la prima rotonda si sono spesi dei soldi, poi adesso le estati purtroppo sono alquanto calde, è partita mi sembra, quindi si spendono soldi e il verde andrebbe curato con un altro criterio, o lo si cura bene o si lascia perdere, si inventa qualche cosa a costo ridotto o zero. Grazie.
velocissima, anche per noi piste ciclabili assolutamente in tutto il quartiere e nello specifico in via Langhirano. Per chi viene dalla zona di Parmarotta e deve entrare in quartiere, percorrere in bicicletta via Langhirano è una bella gara. Grazie. Sì, anche noi siamo favorevoli al collegamento Cinghio Sud e Cinghio Nord, il collegamento anche tra Cinghio Sud e via Langhirano, quindi completando adesso lì, superando col Ponticello il ponte. Poi sistemare il Porfido e le buche e i marciapiedi, tra l'altro anche qui intorno, cioè amaro vedere una piazza che sarebbe anche bello, ma queste buche al Porfido sempre più si allargano se non si interviene. Completare le barriere antirumore sulla tangenziale, bloccare in generale ogni modo la cementificazione del quartiere recuperando invece il vecchio ed infine su via Montanara l'illuminazione fino al campus con la pista ciclabile da completare. Grazie. Allora, sulla viabilità. Pista ciclabile abbandonata nel bellissimo tratto sull'argine del Cinghio. Pista ciclabile da via Langhirano alla via Emilia Ovest abbandonata, in particolare nel tratto prossimo a via Spezia e via Pontasso. Maggior controllo della Polizia Municipale sugli abusi dei mezzi agricoli che percorrono le strade normali, lasciando terra, lasciando tracce, eccetera. Buche nelle strade. Su via Montanara i cordoli realizzati in mezzo alla via ne hanno ristretto, diciamo, gli spazi e impediscono, come già stato sottolineato, la circolazione di macchine e biciclette quando la bicicletta percorre la via e passa una macchina. Grazie. Allora, anche noi abbiamo trattato più o meno temi già citati, magari con qualche segnalazione specifica. Sul tema del degrado dei marciapiedi segnaliamo quelli del Parco Bezzani, che essendo adiacente al Nido Zucchero Filato è frequentato magari di mamme con carrozzine, quindi crea molti problemi in questo caso. Il problema già citato della percorrenza in bicicletta di via Montanara dopo il riassetto fatto negli ultimi anni, quindi dobbiamo trovare una soluzione che possa essere una pista ciclabile o qualcosa che permetta la percorrenza in bicicletta. Segnaliamo anche noi il malcostume di chi con gli scooter va nelle piste ciclabili, in questo caso il pontino di Via Navetta. Invitiamo magari i vigili ogni tanto a presenziare questo ponte di Via Navetta, perché è praticamente sistematico il passaggio dei motorini. Per quanto riguarda il già citato tema dei limiti di velocità, segnaliamo che anche via Leotti sta diventando una pista da corsa. E poi abbiamo un ultimo tema. In precedenza, quando era stato istituito via Montanara zona 30, ci doveva essere un allargamento del parcheggio di via Montanara che andava di fianco a via Sbravati fino alla chiesa. Lì erano previsti 26 posti e anche quelli lì dovrebbero essere completati. Uno o due. Vi faccio solo una domanda, so che magari non è competenza vostra perché dicono che l'ANAS, la tangenziale sud, da via Montanara a via Spezia, c'è una pista ciclabile, ma la cosa incredibile è questa, a parte che non è in sicurezza perché una macchina sfonda la siepe, buonanotte, ma la cosa incredibile è che c'è una siepe con delle spine, per cui ogni volta che tagliano la gente va 3-4 volte dietro fila come mia moglie, come ho fatto io, da ciclista, e poi alla fine va dall'altra parte. Dico, almeno è possibile tagliare questa siepe? È solo una questione di buon senso. Scusa? Sì, allora, il gruppo Setta ha parlato della realizzazione del ponte pedonale sul Cinghio, che è già in programma e che collegherebbe il quartiere Berzioli con il resto del quartiere Montanara, quindi di realizzarlo, visto che è già
servirebbe sia ai bambini che agli anziani, i bambini per la scuola. E poi anche per noi il discorso è stato sulla pista ciclabile, sia su via Montanara che via Langhirano e le zone 30. Bravo! Allora, sono le 11:15, noi possiamo rimanere fino a anche più tardi, però ditemi voi, che argomenti sono rimasti? Quali affrontiamo? Cioè, se volete li affrontiamo anche tutti, però il gruppo decide quale ritiene più importante, sì. Facciamo così, un altro giro e va. Un giro per uno con le cose più importanti. La buca lasciamo perdere. Non spegnere l'illuminazione notturna, il discorso di Casa Pound che ha creato problemi di sicurezza per minacce e aggressioni, nonostante siano state raccolte delle firme non è seguito niente. E poi il problema dei furti, essendo una zona di periferia quindi con vie di fuga molto facile, si richiede un maggior presidio. C'è un maggiore, un presidio, cioè ogni tanto. Grazie. Noi il gruppo 5, 6, scusate, il gruppo 6, abbiamo unito già l'ambiente sicurezza, l'abbiamo fatta a 6, quindi partiamo. Parco Vezzani si chiedeva una zona cani. C'è una zona per i cani perché... Ci danno la proprietà dei cani, non ci danno le chiavi dei cani. Poi... Vanno in giro senza guinzaglio. E ci sono nella zona, soprattutto del Cinghio Nord, da anni le piante non vengono mai curate. Nel quartiere qui, nel Cinghio Nord, adesso molte piante vengono abbattute perché malate e non sostituite. Differenziata, più istruzioni ai cittadini se possibile e contestualmente più controllo, cioè secondo noi le cose vanno legate. E poi, come si spera da anni, perché no, incentivi per chi più differenzia, incentivi sulla tassa sui rifiuti. Proposta, ambiente e sicurezza. Era già venuta da qualcuno, perché non utilizzare associazioni anziani come controllo e anche pulizia dei parchi, non gli anziani, cioè però chi si offre associazioni di questo tipo. Poi ambiente, c'è un canale in via Leotti che più volte ha tracimato perché non curato e ha allagato i palazzi limitrofi, creando danni ai palazzi. Ultima cosa, parchi giochi come ambiente. I parchi giochi dei bambini sono stati più volte distrutti, segnalati, riparati dopo 6 mesi, ridistrutti. È chiaro che manca un'educazione di fondo, perché i ragazzi che distruggono non hanno avuto, si vede, un'adeguata educazione. Però i parchi distrutti, quando i cittadini li segnalano al comune, perché non vengono recintati e resi inutilizzabili per i bambini? Esempio il parco 8 settembre 2001, che è stato segnalato più volte e però i bimbi ci vanno, non è trassennato, non è niente, ed è pericolosissimo per i bimbi. Grazie. Breve sintesi. Urbanistica, basta cementificare. Sicurezza, noi la sera non usciamo più. Non è mai stato un quartiere molto tranquillo, ma tutto sommato adesso è proprio messo molto male. E anche qui Casa Pound, che è già stato segnalato. Io faccio una estrema sintesi.
Commercio, quartiere Cinghio, sono già stati chiusi 11 negozi. Ambiente, e qui spendo una parola in più, scusatemi. Io ho già partecipato a un incontro di questo tipo perché ho la fortuna di avere due appartamenti, uno in un altro quartiere e uno in questo quartiere. Per questo e per quest'altro motivo che vado a indicare, mi occupo in particolare di problemi di acque. Lo faccio di mestiere. Il canale Cinghio, che è all'altezza di Largo Guercino, non ci siamo messi d'accordo, ma in 5 e 7, ha già esondato perché l'argine sinistro è più basso dell'argine destro, lì c'è una griglia che non viene manutenzionata e tutte le volte che piove il canale cresce e rischia di allagare di nuovo le case di Largo Guercino. Primo problema. Secondo problema, la fognatura di acque miste di via Montanara nel tratto. Alzate la mano se condividete, mi sembra che parli solo io, perché invece è un problema di tanti. No, però sembra che lo faccia io perché ho interesse. No, no. Il problema della fognatura mista, cioè che raccoglie acque meteoriche, acque nere, di via Montanara, e che è troppo piccola e raccoglie troppe acque bianche, esonda nelle cantine delle case che vanno dalla Vela alla nuova rotatoria. In via Italina Chiari c'è un parco, fra via Italina Chiari, via Atleti Azzurri d'Italia e via Ada Bernardi. Ci sono 24 case a schiera che ogni volta che piove, ce ne sono almeno due qua, ogni volta che piove tutta l'acqua che cade nel parco finisce in via Ada Bernardi. È già stata sviluppata un'idea per risolvere il problema. Bisogna farlo, va fatto con urgenza, lo segnalo. Strada Due Castagne. Strada Due Castagne, la signora Tonella è qua anche per questo. 3 anni ci abbiamo spiegato. 3 anni. La risolta è già. In Strada Due Castagne c'è un. Che lo sarà? In Strada Due Castagne il problema, come in altre strade, è legato all'intervento degli agricoltori che per interesse loro coltivano le terre fino al bordo del fosso. La terra coltivata fa percolare il limo quando piove nel fosso, il fosso si intasa. Nessuno lo pulisce, la signora per 10 anni ha patito allagamenti a non finire. Questo signore, se volete, ha patito problema. E poi gli stivali, la settimana con gli stivali, la settimana con gli stivali, no, io gli faccio veramente propaganda perché abbiamo di parte dell'amministrazione comunale. Vado avanti, via Liani abbandonata, è già stato detto, area Cani non utilizzate, il verde pubblico abbandonato, non più manutenzionato. E io ho finito. Sulla sicurezza noi siamo favorevoli ad avere il vigile di quartiere e in tutti i modi si chiede più controllo da parte dei vigili anche di notte, oppure insomma squadre poi siti coordinati, perché invece no, questo quadro non c'è per niente. Sul tema ambiente, visto che si sta così facendo la sintesi, ecco, di invitare anche chi ha il cane a passeggiare negli appositi spazi, perché altrimenti si dice ormai molti spazi verdi non si può più passeggiare. Ecco, per invece l'urbanistica si diceva anche noi, si parlava prima proprio di bloccare ogni altra urbanizzazione. Se vogliamo chiudere velocemente sullo sport, così qui c'è un'iniziativa che deve essere detta per la bocciofila, ecco, e mentre noi sosteniamo in generale di sostenere la polisportiva del quartiere Montanara, unica per i bambini e le bambine, per i giovani, e invece c'è il problema per la bocciofila condo. Dunque, della bocciofila condor costruita nel 2006,
già nel 2008 ci piove dentro. Dopo, no, questo non è l'argomento che mi interessa. Comunque ci piove dentro, hanno fatto delle verifiche, ma non hanno trovato il guasto. Quello che mi interessa di più invece è il che abbiamo avuto inizialmente con il comune, avevamo avuto l'accordo che la gestione, il comune ci dava un contributo per la gestione e noi a nostra volta lo restituivamo sotto forma di locazione. Fino adesso è andato tutto bene, adesso il giocattolo si è rotto. Perché? Perché è stata passata sotto Parma Infrastrutture. Parma, ho parlato con la dottoressa Cigarini Liana e il dottor Antorini Matteo, perché io ho mandato la fattura del primo semestre 2012 per avere, per dopo ritornare indietro del contributo che dobbiamo dare al comune. Il comune ci dà il contributo e noi lo restituiamo. Fino ad oggi non l'ho ricevuto il primo semestre. Stamattina ho ricevuto la fattura del secondo semestre, che ce l'ho qua del secondo semestre, però io fino a quando non ho ricevuto il contributo del primo semestre, che poi dopo, naturalmente il giorno dopo che io avrò verificato sul conto corrente, il giorno dopo io glielo restituisco. E lo stesso sul secondo semestre, che adesso non so quando gliela farò questa fattura, perché ho telefonato a questi due dottori, se non entro il 10 di novembre io non trovo l'accredito del primo semestre, perché entro il 16 di novembre devo fare il versamento dell'IVA. Io non posso versare perché non abbiamo i soldi. Se loro mi danno il contributo, il giorno dopo io glielo restituisco. Nient'altro, io ho tutto questo problema. Pertanto io ho già qui due fatture che la Parma Infrastrutture mi ha consegnato, però io non le pago. Una è del primo semestre, gennaio-giugno, e la seconda è di luglio-dicembre. Quella di gennaio e giugno non è pagata, pertanto perché non ho avuto il contributo di ritorno. Okay, grazie. Prima il contributo e poi restituisco. Va bene, grazie mille. Allora, abbiamo finito? Deve rispondere assessore. No, ma so già, abbiamo già avuto modo di parlare. Sì, velocissimamente. Cercheremo di muovere. 10 e 5. Lo so, però la cosa ce li metto io, non so. Allora, come gruppo, oltre alle cose che sono già state dette, volevamo anche far presente la presenza ancora in quartiere di molti cavi dell'alta tensione, e quindi è un problema che si trascina da tantissimo tempo e vedete un po' che cosa si può fare. No, l'altra cosa invece che a me personalmente interessa particolarmente, perché lavoro come educatrice nel nido Palloncino Blu, è il discorso dell'abusivismo nell'area golenale del Baganza. È un problema che credo il comune conosca da tanto tempo, ci sono sentenze del TAR di tutti i tipi e ci sono situazioni però veramente al limite. In particolare i nostri dirimpettà, i nostri intendo dire come asilo nido, sono portatori di una serie di problemi molto, molto grandi, perché vabbè, a parte che abitano in una casa dove non c'è l'abitabilità, hanno questi animali che vengono tenuti in maniera molto precaria, i cani ogni tanto gli vengono portati via perché azzannano le persone, perché li lasciano liberi, ma non è tanto quello, è il problema più generale, voglio dire, di quella zona lì. In più vengono costantemente, regolarmente accesi, bruciati fuochi. Noi abbiamo ricevuto indicazioni per chiamare l'ARPA, ma ora che arrivi l'ARPA il fuoco si è già estinto, e comunque è un problema.
problema che credo tutti quanti qua in quartiere conoscono, ed è un problema che deve essere finalmente come dire, preso in mano e portato avanti, perché ripeto, ci sono sentenze del TAR che parlano molto chiaramente, alcuni hanno ottenuto, alcune delle persone che occupano l'area Golenale hanno ottenuto il condono e vabbò, tutti gli altri bisognerebbe veramente farli sparire, insomma, o con le buone o con le cattive. Grazie. Era vicino al palloncino blu. Sì, io volevo dire una cosa riguardo l'ambiente del nostro gruppo, che è il 2. Qualche anno fa il distributore che c'è lì sulla via Langhirano, l'incrocio con la via Montanara della Total, aveva una perdita sotto le cisterne e ha inquinato sotto il terreno sottostante. E, a parte il fatto che l'amministrazione non ha fatto sapere niente, perché io abito di dietro, nessuno si è preoccupato di venire a dire ai cittadini che abitano lì: guardate, è stato inquinato. E me ne sono accorto perché la mia mamma, che abita di fronte al civico 36, ha ricevuto una richiesta dall'allora amministratore della ditta che gestisce questo distributore di fare dei carotaggi nell'area cortilizia privata. Ovviamente gli abbiamo fatto l'ombrello, e però a distanza di qualche anno secondo me sarebbe importante farli queste perforazioni sul suolo pubblico a spese dei signori che hanno inquinato, per sapere a che punto siamo, perché vedo che hanno installato a lato del distributore delle strumentazioni che io non conosco, un parallelepipedo blu da una parte e delle cisterne, presumo che vadano a filtrare dei vapori, penso io. E secondo me nessuno dice niente, io penso che sia un problemino da sviscerare, insomma. Sì, sicuramente. Lei l'ha segnato comunque nel... Sì, ma... Utilizza adesso il distributore Total, lì dove... Sì. Sì, ma avevo chiesto l'accesso agli atti, la provincia e il comune, quindi cioè è un problema inquadrato, gli hanno dato la sanzione, ho parlato con qualche dottoressa, adesso i nomi non li ricordo, quindi ognuno lì ha fatto il suo lavoro, non è che sto dicendo che hanno chiuso gli occhi. Però anziché venire a casa mia a fare una perforazione, si chiamano i vigili, si stabilisce un giorno, gli si dice: guardate, il tal giorno abbiamo tempo, pagate i vigili, pagate l'impegno del suolo pubblico, facciamo magari di notte quando la gente circola di meno, e facciamo tutti i carotaggi e vediamo. Io la penso così, non so. Va bene, grazie. Allora, con uno, il gruppo 1, l'ultimo, cioè è lì. Termine sarò brevissimo e chiedo all'assessore Marani, ha parlato prima di wifi, c'è nel centro giovani, io abito in Viale Otti, chiedevo se sono previste in quartiere altre installazioni, ad esempio nella zona via Langhirano, via Pascoli, semplicemente. Sì. Rispondi. All'urbanistica, allora quindi consumo suolo bloccato, manutenzione aree verdi che sono verso il degrado, la totale assenza di servizi igienici nelle aree verdi, anche lì è un problema che sarebbe dove si gioca, dove c'è un momento di intrattenimento. Sistema. Poi c'è un'altra cosa, c'è il discorso delle fogne. Si diceva prima che in certe zone quando piove va l'acqua in cantina. E allora cosa succede? Succede anche nella zona, diciamo, del quartiere storico, ad esempio via Mascarpa, quelle zone lì, quando piove le fogne vanno in pressione. Fanno impressione e quindi al posto che ricevere dai tombini buttano fuori. Sarebbe necessario fare gli scoli di piena, già detto diverse volte, certo che fare uno scolo di piena comporta un certo impegno, ma visto che siamo alla confluenza di due fiumi, Baganza e Panna, è più semplice farlo in questo modo. Sarebbe importante
però risolvere il problema con una seconda fognatura delle acque piatte, perché se ci fosse la separazione delle acque bianche dalle acque nere, il discorso dell'allagamento delle cantine non ci sarebbe più. Voi pensate che hanno continuato a buttare dentro in questa fogna tutto quello che è stato costruito a sud, e è evidente che quando ci sono certe situazioni queste, e quindi questo è un problema non piccolo. Anche per quel che riguarda la zona 30, prevedere ad esempio dove ci sono queste isole per salvare i pedoni, perché giustamente ci sono per salvare i pedoni, ma si potrebbero fare a raso più che elevato. Ribadisco. E poi c'è il recupero degli argini, che ho già sentito, e l'abusivismo esistente su questa zona. Questo è importante perché addirittura sono stati costruiti dei cancelli sull'argine. Ad esempio sull'argine, qui diciamo dietro la vela, non si passa più perché ci sono dei cancelli e qualcuno si impadronisce dell'argine. Quindi c'è tutta una serie di questioni che andrebbero risolte. Inoltre c'è il discorso del canale Ciglio, che l'ha già detto e che io ribadisco, perché abbiamo già fatto un articolo sulla Gazzetta un po' di tempo fa, è stato posto sul giornale, quindi dovreste conoscere. È una situazione di pericolo, dove succede che quando piove un po' forte va ad allagare le case che sono lì nei dintorni. Grazie. Forse l'abbiamo parlato poco, ma è spontaneo decisamente fino alla tangenziale, perché veramente la foto mi è concesso di... Sì, l'unica cosa è che la gente... Vabbè, cioè, chi non vuole ascoltare è libero di andare, cioè non è un problema. No, no, è una cosa che non si è ancora parlato, aspettavo che finissero tutti, è il commercio. Il commercio, per quanto riguarda il nuovo regolamento che l'amministrazione ha emanato, o sta emanando, noi 30 giorni fa abbiamo fatto la richiesta con l'assessore Casa per un incontro con le coppie esercenti e tutti gli organizzatori delle feste. Non abbiamo ancora ricevuto risposta. Io personalmente l'ho fatta 10 giorni fa tramite email personale alla segretaria dell'assessore a casa, non ho ancora avuto risposta. Questa sera mi sembrava adatta per poterne parlare, perché siamo molto preoccupati. Per chi non lo sa, la nostra associazione, l'Associazione Montanara Insieme, che organizza da 15 anni la festa del quartiere Montanara, è diversa dalle altre feste. Noi praticamente siamo autogestiti, non abbiamo bancarelle perché sono i nostri negozi che devono vendere, quindi è una cosa totalmente diversa. Ci viene proposto dal prossimo anno il nuovo regolamento del comune, che prevede una serie praticamente inesauribile di oneri economici, perché sappiamo il motivo, e parecchi anche oneri personali che riguardano i firmatari dell'organizzazione. Vengo nel dettaglio. Allora, ci si chiede di pagare in toto tutti i servizi che prima l'IREN ci forniva, che sono lo spostamento dei cassonetti, che sono praticamente la pulizia delle strade, che sono le terrassennature per quanto riguarda le macchine in sosta. Quindi questi hanno un costo che noi come associazione non ci possiamo permettere, perché se ci venite a far pagare, inizialmente abbiamo fatto aggiungo anche lo spostamento della linea degli autobus, perché ha un costo tramite la TEP, quindi cioè, tutte queste cose che vi ho elencato per noi ci comportano 5.000 euro circa. Un'associazione come la nostra, che di questi 5.000 euro fa beneficenza alla fine dell'anno, cioè, provate bene a immaginare dove li andiamo a prendere. Cioè, noi viviamo praticamente di queste feste, che diamo un servizio alle quartiere, facciamo socializzazione, cerchiamo di tenere in piedi il commercio, perché noi, grazie a tutti questi centri commerciali nuovi che sono stati fatti e ne faranno ancora in zona, quindi stiamo facendo i salti mortali per saltarci fuori. Se ci venite a penalizzare o non ci venite incontro
a queste piccole esigenze, per noi sono piccole, magari per voi sono grosse, per noi sono enormi, per voi forse magari sono meno chiaramente, sappiamo di che stiamo parlando. Ecco, io perché chiedevo un incontro con l'assessore a casa, per capire se il Comune in questo caso ci può, non dico favorire, ma venirci incontro su questi servizi, perché essendo autogestiti noi non riusciamo, cioè, ci mettete in condizioni di non fare la festa. E per noi non fa la festa, ci viene un massacro a livello sociale, a livello, cioè, il quartiere ce lo chiede sempre. Leggendo bene poi i dettagli, ci viene chiesto di fare una festa unica l'anno. Noi qui in quartiere ne facciamo 7-8, ma non solo la montagna insieme, lo faccia il centro anziani, lo fa il disabile, lo facciamo in tante forme. Cioè, veniamo a obbligare un quartiere a ridursi a fare una festa e poi obbligarci in questa festa a dare questi. Questo coso economico per noi è pazzesco, noi ci mette in condizione di non fare beneficenza, cioè che noi è il nostro scopo, intendiamoci, oltre a ravvivare il commercio, a tenere la gente qua, perché noi le piccole iniziative le facciamo per tenere la gente qua a fare spesa dei nostri commercianti, perché sapete benissimo che la gente va fuori, adesso nei centri commerciali 0,50, 0,80, e parliamoci chiaro, qui non si lavora più, In centro ultimamente abbiamo capito che 92 pubblici esercizi hanno chiuso, e sappiamo il perché, cioè qua siamo ancora in piedi tutti, su 60 negozi, su 56 sostanti, ma 56 sostanti sono ancora in piedi, facciamo i salti mortali, dobbiamo cioè, collaborare su questa cosa, è una cosa che vi chiediamo noi commercianti per poter sviluppare questa festa, perché sennò ci mette in condizione di non farla più. Va bene, io me lo sono segnato, l'associazione si chiama? Montanara Insieme, abbiamo un sito, se volete magari aprire anche l'idea di come siamo, chi siamo, cosa abbiamo fatto in questi 15 anni, cioè abbiamo il sito, andate su montanarainsieme.com e lo trovate. Grazie. Va bene, allora, grazie mille a tutti quanti, avete consegnato tutti i vostri fogli, ripeto, noi torneremo dopo febbraio, fine febbraio, inizio di marzo, e torneremo con tutto quello che avete detto per cercare di trovare anche insieme delle soluzioni, o se noi le abbiamo già trovate ve lo faremo sapere. Appunto, per quelle situazioni molto urgenti invece cercheremo subito di trovare una soluzione. Grazie a tutti e buonanotte. Arrivederci.